live del mio ritorno, anche se so che il maestro è stato qui per tutti questi giorni a tenervi compagnia. Adesso lasciate che vi descriva il mio POV. Torno in studio, mi siedo, apro OBS e mi rendo conto che la chat non funziona. Io non vi leggo in questo momento, mi siete mancati a schifo e non vi leggo. Connessione alla chat perpetua. Sia io che il maestro siamo nella stessa cazzo di condizione. Ma dico, vabbè, almeno giocheremo Elden Ring. Apro Elden Ring e Elden Ring non parte. E provo a farlo partire e credo che forse partirà per l'inizio della live. Però per ora non lo fa. Ragazzi, non vi leggo nemmeno io. Sto aspettando che Saido faccia la fine del suo countdown. Twitch è imploso. Sono tipo 10 giorni che non posso contare le sub. Oggi nemmeno si aggiornano, nemmeno viene visualizzata l'iscrizione. Non so. Spero che faccia il 3-2-1 il ragazzo, perché altrimenti saremo molto desincronizzati. Non vi leggo. Se vi state iscrivendo, purtroppo non lo vedo, ma grazie di cuore. È tutto in vacca. Twitch oggi, in una delle live più importanti della storia di Elden Ring Co-op, non va. Non funziona niente. Però vi sento, vedo il numero a schermo. So che ci siete, anche se non vi vediamo. E credo che anche la Squad Stream non ne voglia sapere. Maestro, mentre sono in countdown, spero che mi senta, spero che mi sentano tutti. Sembra partire il potere della sigla di Dark Souls 2, è incredibile! Funziona! E alcuni mi consigliano di aprire la chat da cellulare, cosa che posso fare. Vediamo un po'. Ma a quanto pare non siamo noi, è proprio Twitch che è andato, Posso dire con piacere 3, 2, 1, sigla! Ho perso la luce, il mio nome pure la terra, ma non l'ambizione, la rabbia pure la guerra. Ho fatto ritorno perché ciò che mi piega non mi spetta. E lì ancora un trono che mi spetta, sarò sua altezza. Vieni mi contro, lo sai che il mio scudo para. Vuoi che cada, sì però il tuo collo fa il filo la spada. Lo sai che finché ho fiato in corpo vado fino in fondo. Non conta quanto tu sia grosso quando vibro il colpo. Fanno di tutto perché mi fermino, ma pure da solo sono un esercito. Sto per conto mio, il tuo regno brucia, senti il crepitio. Giuro io nemmeno morto mi inginocchio a un dio. Che soffi fuoco, che scagli fulmini al suolo, che abbia le ali oppure che lanci pugnali d'oro. Sputi veleno, impugni una lama d'acciaio nero, che dal suo destriero possa far cadere le stelle dal cielo. La sciollezza che stringo tra le mie dita, se sarà finita quando avrò esaurito il mio istinto decida. Per strapparle al loro scranno, loro lo sanno, hanno capito, sto arrivando e capitoleranno. Brilla le lama ma sono caldo, caldo scorre sopra il mio braccio un chiotto scarlatto, perché splende la grazia nella mia anima. Il Deus Ex Machina, vieni a vedere un dio che sangra. Mi è passato di tempo da quel mio primo passo, mi davano del pazzo e quanta strada ho fatto. Yeah, yeah. Ho seguito la grazia ma non sono un santo, non ho più paura e sono pronto al salto. Uccisi di più grandi quindi avanti un altro, senza luce, cuore in canto, tornerò più forte se mi fermeranno. Ragazzi, e anche grazie alla sponsorship di Elgato e NordVPN che questa sigla è stata resa possibile. Quindi, per supporto alla navigazione o se avete bisogno di strumenti di streaming e registrazione, i link sono qui. Tutti amici video spettatori! E in particolar modo con un ritorno che veramente non vedevo l'ora che accadesse. Buonasera, maestro.
Noi non leggiamo nessuno. No, 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 io mi sono premunito. Perché il problema è di Vodafone, ma io ho Tim sul cellulare, quindi no! Vi sto leggendo dal cellulare, perché io non potevo non farlo, vi siete mancati. Io ho Vodafone anche sul cellulare. Ah, scacco, ma no, mi spiace. E purtroppo credo sia un problema di Vodafone, a quanto ho capito. Però da qui vi leggo. E maestro, farò così, faccio la spola magari fra le due chat. Ma ciao a tutti, ragazzi. Ciao. Ma quanto è bello il lavoro che facciamo, maestro. No, mi è manca bello. Sempre. Mi manca è sempre bello. Quando ogni non volta sono si attende la diretta come se fosse respiro. Mamma mia, il godimento massimizzato. Oggi, tra l'altro, non so se ricordi come ti ho salutato, ma ti avrei detto che la successiva sarebbe stata non solo una delle live più importanti di tutto Elden Ring, ma soprattutto, e questo include anche il fatto che hai già vissuto quel cliffhanger, quindi incluso quello che è già passato, questa sarà la più importante tra tante e una delle 3-4 live più importanti di tutto Elden Ring. Oltre a questo, sì, io ti dissi in maniera molto esplicita e assolutamente non caricata che a livello di, diciamo, somatizzazione fisica, di emozione più pura, poche volte nella mia vita da videogiocatore ho vissuto quello che vedrai oggi tu. Ecco, diciamolo. Ok, diciamolo, eh. Ok, ok. E chiedono i 1080p dove sono finiti in chat. Io spero che voi li vediate, perché da qui li vediamo e come i 1080p. Quindi se voi non li vedete, credo sia l'ennesimo problema di Twitch di Twitch oggi. In questo periodo è... Tra l'altro stiamo sperimentando il nuovo sub goal, che è qui sotto, vedete, ora so che tu l'hai messo, quindi sei diventato un adepto del sub goal, noi l'abbiamo cambiato, quindi poi te lo sbircerai, oh. È nuovo di zecca e è stato sviluppato proprio a mano, quindi siamo molto contenti. Oh beh, sì sì, anche il mio, sono contento. Ah ecco, e ha due barre, la barra della kill e la barra della overkill che vedete qua sotto a destra, quindi insomma poi divertitevi e grazie mille di essere qua stasera, innanzitutto è bellissimo. Beh, è stupendo. Nel mio Vodafone, nella mia Vodafonite attualmente non vedo neanche le sub, quindi è tutto molto emozionante. Ah, fantastico, ma allora io da OBS non vedo un cazzo, ok? Non vedo neanche le sub, io non so chi si stia subando. Niente, se non vedendolo io velocemente da qui da cellulare. No, 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 allora ma io neanche da cellulare purtroppo, perché è Vodafone. No, è... Purtroppo è così, ragazzi, non so che... Io spero che per il mondiale si risolva questa cosa, noi abbiamo anche quel mondiale di Pokémon. Io penso che, essendo un problema a Vodafone, durerà giorno. Stanotte al massimo. Cioè dai, non spero... Oh mio Dio, che ansia! Non ecco, no, dicono che anche il 1080p era un problema di Vodafone e che se vedete fino a 720, lo dico anche alla tua chat, visto che io riesco a leggere oggi questo potere, aggiornate. Che ti verrà presto vietato, sì. Ah, no, sì, lo so. A oggi è proprio uno chat? Non tutto il tempo. Ok, non tutto il tempo. Ma togli una curiosità. Sono ma qua. Ho preso un'immagine che non dovevo prendere. Mi è scritto guai nell'Instagram. Ma è la risalita sulla cascata. L'ho già vista quella cosa, no? Su Instagram ti ho scritto guai? Sì, sì, ho letto guai. A vedere dove? Mi hai ricondiviso oggi la storia. Sì, è scritto ma questo guai. Ah, no, ti ho ricondiviso... Allora, ti mancava la storia precedente. Ah, e ho avuto paura di aver preso un'immagine super spoiler. No, e ho pensato, oggi... oh no, adesso apriamo la live e il maestro mi fa... Pezzo di merda! Sei che andato cazzo su hai Google condiviso? Immagini una volta di troppo! Guarda, la serie finisce qui! Esatto, c'è sempre il pericolo in Elden Ring, però esatto. Il fatto è che io oggi ho dovuto cancellarne una di diretta perché non andava la linea. Oh no. Adesso capisco il perché. Ah, beh, bella. Sì. Beh, io ho detto, spero questa che... si cancella, ma guai, questa no. Quindi, Ok. Ora ho capito. Sono contento di questo. Sono contento di non aver fatto degli errori grossi, ecco, da penna rossa, perché avrebbero potuto minare alla nostra amicizia. Per sempre. Per sempre. Ma ragazzi, siamo tornati e siamo tornati con Elden Ring. Conta sì. Che... ora tu magari non hai seguito molto, ma appunto tra il 18 e il 21 ci saranno i mondiali Pokémon. Domani io farò una live, diciamo discorsiva premondiale, quindi
potevo scegliere cosa fare questo giorno qui, mm-hmm. e ovviamente non poteva essere una live con Chiara, perché Chiara sta smontando in questo momento lo smontabile, perché il mondiale non lo faremo a casa, lo faremo in uno studio esterno con il pubblico, quindi insomma puoi immaginare lo stress del dover anche smontare il proprio studio, sì. e doverlo domani in 7 ore ricreare da un'altra parte, è traumatica come cosa, però è per il meglio, e quindi ho detto posso fare qualcosa da solo oppure posso andare avanti con il maestro su Elden Ring, e ovviamente è stato un pensiero di ben 15 secondi e neanche forse lunghi, 3. Lunghi, Tanto, cioè, è stato impegnativo, 3. Ottimo. Sì, sì, sì. E sono stracontento perché cazzo se ci siamo fermati con un cliffhanger che credo Ranni abbia odiato. Cioè io me la immagino proprio Ranni lì che fa ma cazzo, ma di nuovo, ma che cazzo. Sì, prima... c'è Ranni che dice ma quindi sto tesoro di Nokron dove cazzo è? Ci sono i senza luce che vanno all'Eindel nelle profondità dell'albero madre. È più interessante di questo. Ecco, però io voglio contare una cosa. Ho letto un commento. Ho letto un commento in community di YouTube oggi, okay. che mi ha fatto molto piacere. Un commento che diceva in realtà ho cominciato Elden Ring pensando questa serie, non ricordo il nickname, mi scuserà la persona che l'ha scritto perché era un commento dolcissimo. Ho cominciato Elden Ring con Mike e Sidonia con l'idea di vedere la serie filler prima di Bloodborne, ok? l'attesa di Bloodborne, la musica d'ascensore prima del piano Bloodborne. Però poi la passione che ci avete messo nel raccontare la storia, insomma, nel metabolizzare la Sidonia e magari nell'aiutare in questo processo con i discorsi di Mike, mi ha fatto super appassionare Elden Ring. È dalla live del generale Radan che non me ne perdo una e l'aspetto sempre con il fiato sospeso. Fantastico. E sappi che questa cosa vale in primis per me. Io sono stato in vacanza. Sì. E sono stato anche a Amsterdam, che sai bene, io ho perso Amsterdam per via del certo. Covid con te, quindi poi ci sono riandato con amici. Sì. E mi ricordo che abbiamo fatto un lungo viaggio in Uber, perché, long story short, non avevo, ti ricordi, te l'ho anche raccontato, l'adattatore. Okay. Sì, ma no, non avevo l'adattatore per il PC per fare le live di Mario Kart e della Pokémon Direct. E allora ero in viaggio e questo Uber ci ha messo un po', e nell'Uber sai di che cosa ho parlato? Dai. A questa persona che aveva finito Elden Ring ma che è stata bravissima e non mi ha detto niente, cioè non mi ha dato opinioni della magia, anzi del miracolo che abbiamo trovato nell'ultima live. Quindi pensa quanto ti e vi penso. Pericolosissimo. Abbiamo parlato di questa cosa e io condividevo con lui le mie idee su cosa possa essere la volontà superiore e cosa sia questa bestia che è caduta in un meteorite sulla Terra e dalla quale in qualche modo è scaturito l'Elden Ring. Ricordo bene cosa abbiamo trovato come ultima cosa, amico mio, è indelebile ormai quella descrizione, perché cambia tutto. Abbiamo risalito questa cascata in nito modo, in questo sarcofago, in questa bara, e una volta risaliti in superficie ci trovavamo ai piedi delle radici dell'albero madre. Abbiamo ammazzato un avatar dell'albero madre minore, e dopodiché Mike mi ha fatto raccogliere un miracolo. E questo miracolo raccontava di una meteora mandata sulla Terra dalla volontà superiore, dentro la quale si trovava una bestia. Se non sbaglio, in inglese me l'hai tradotta con è così che è venuto fuori l'Elden Ring, è così che è nato l'Elden Ring. Da questa azione no. è nato l'Elden Ring. Hai invertito le cose, ma sono qui per questo. Ah, ecco, perfetto. In italiano diceva quello. In inglese diceva la belva divenne l'Elden Ring. Ecco, alla belva divenne l'Elden Ring, a posto. Sì, in italiano dice da quell'evento nacque l'Elden Ring. Ecco, in inglese perfetto. È which become the Elden Ring. Ok. Quindi la belva diventa l'Elden Ring. Ora, posso parlartene un pochino più in maniera estesa, perché io non vedevo l'ora di questa cazzo di introduzione, amico mio. Mi sono sfregato il prepuzio per 2 settimane in attesa di questa introduzione. Perché tu non hai idea di quanto le community si uniscano. Eh sì, la poesia dietro questa cosa ti sfugge necessariamente, perché io sono più fortunato di te. Tu mi hai fatto scoprire praticamente tutto il mondo dei Souls. Io invece ti ho dato una piccola finestra su quello Pokémon, soprattutto sulla mia interpretazione. Beh, è stato uno stupendo inizio e ritorno. Lo so, mi fa piacere. Mi è capitato di firmare Arceus alle fiere, insomma. È bellissimo, è una goduria. Sì. Però sappi che l'idea di una meteora che cade sulla Terra con una bestia dentro e questa bestia
porta sulla terra che visita cadendoci sopra un potere è in realtà il canovaccio narrativo di Game Freak delle ultime 4-5 generazioni. Chiaro. Anche nell'era 2D. Sono state tante meteore, ci sono state tante bestie, ci sono stati tanti poteri che si sono diffusi. Quindi, inevitabilmente sento molto mio lo speculare su una bestia che dentro una meteora cade e diffonde il potere. Ora, la volontà superiore ha fatto questa cosa, a mio avviso, volutamente. Cioè, non è un Ryuk annoiato, la volontà superiore, va bene, per chi ha visto Death Note. Non è una volontà, non è una divinità annoiata che si sta scaccolando a questa meteora con dentro la bestia, la tira, e poi vediamo che succede, tanto è l'ennesimo martedì uggioso, quindi tiriamo la meteora e vediamo nell'interregno che cosa accade. No, io credo che la volontà superiore abbia lanciato questa bestia sapendo che sarebbe divenuta l'Elden Ring, perché se è vero che questo è uno scontro tra dei, e ne sono abbastanza convinto, Elden Ring è uno scontro tra divinità, la volontà superiore così lancia il seme del potere più forte di tutti, che gli garantirà, a mio avviso, ma si tratta di speculazione, che gli garantirà la supremazia. Lancia la bestia, lancia l'Elden Ring, qualcuno troverà l'Elden Ring, qualcuno capirà quanto cazzo è forte questo Elden Ring, qualcuno dirà non posso che allinearmi con questo potere, quindi la Marcescenza Scarlatta, sfigati, la Dea Sadomaso del Sangue, coglioni, noi abbiamo l'Elden Ring. Se tu veneri la volontà superiore, è questo quello che ti aspetta, questo potere super forte. Però ovviamente per avere una leva del genere sugli umani, o comunque chiunque abiti questo mondo, devi lanciare un potere forte che ti attiri in qualche modo, no? Che ti faccia gola. Sì, se diciamo no... che la situazione sembra essere ancora più astratta nella sua area di influenza. Nel senso, non è che l'Elden Ring è, tra virgolette, semplicemente un artefatto maggiore che ti porta ad avere grande potere sul mondo. È l'ordine del mondo stesso. Quindi la volontà superiore, quello che ha fatto, non sappiamo come, non sappiamo quali sono le regole che vanno a generare queste influenze sul creato, ha letteralmente preso il controllo e dettato le leggi dell'universo, o comunque di questo mondo, quando l'Elden Ring si è sviluppato. Perché attraverso di esso abbiamo, perlomeno dalle interviste di Miyazaki, l'ordine mondiale come fosse la prima fiamma. E io mi sfrego le mani per questa introduzione e ti dico, e secondo te l'Elden Ring lo ha potere sugli altri dei? Secondo me no. Ah. quindi... Ok. Controlla il mondo, sì, sotto gli dei. Ma la gerarchia è più alta. Noi viviamo il formicaio e abbiamo il... Semper Fi. L'anello ancestrale che controlla il formicaio, ma sopra il formicaio c'è un mondo. Non lo so, allora, io credo che in realtà la volontà superiore sia sì più forte delle altre divinità, cioè abbia la possibilità di dare agli uomini un potere che è molto molto più condizionante l'universo rispetto a funghi che ammazzano la vita e creano vita diversa, ok? Sangue che brucia e fa male. Cazzo, io ti do l'Elden Ring, puoi muovere le stelle o farle fermare, è una roba un pochino più figa. Però comunque non è un artefatto che ti permette di controllare gli dèi, secondo me. No. Non è, la volontà superiore è sopra di noi, ma non è sopra la Dea Scarlatta da un punto di vista gerarchico, magari da un punto di vista di raw power, sì. Ma anche lì è da vedere. Magari la volontà superiore è una divinità tentatrice che non ha potere. Guarda, te la metto su quello che già conosci. Posso darti qualcosa. Quel qualcosa è non dimenticarti che per avere una agency sul mondo, evidentemente, sì, sembra essere ormai, non dico la palissiano, però perlomeno teorizzabile, queste creature, queste entità hanno bisogno di un campione. Ne hanno necessariamente, corretto, bisogno. Marika è un campione. Mog lo sarebbe stato. Forse già lo era. No, ma Malenia poi, ragazzi, tra l'altro, assolutamente non è la campionessa della divinità scarlatta, ma ci mancherebbe. No, non me lo aspetto assolutamente. No, figuriamoci.
Cioè, figurati se nella boss fight non fa le ali della farfalla bastarda, così con la katana ancora più range. Benvenuto nella mia blind run. Dai! Ma Cristo, ma chi vogliono prendere per il culo? E speravo in realtà che anche Michela avesse un avatar, ma non è così perché non è mai diventato un dio. Eh sì. Quindi di, no? Michela, di Michela parleremo veramente tanto, ragazzo. Mm. Oh yeah. We e tra l'altro... Devo dirti un'altra cosa. Però aspetta, sto mettendo troppi processi in coda. Lo so. E cazzo quante cose che ho da dirti, dirvi, ma devo andare con ordine. Vai. Quindi dicevo, Elden Ring è una bestia. Questa bestia è mandata dalla volontà superiore. Qualunque sia la gerarchia tra le divinità, comunque l'Elden Ring finisce per essere il potere più grande qui. Sì. Oggi si lotta per l'Elden Ring. Certo. L'avatar della divinità. Bravo. Quindi anche gli avatar delle altre divinità lottano comunque per l'Elden Ring, per il controllo dell'Elden Ring. Lasciando quindi perdere un attimo il discorso la volontà superiore è più forte o no delle altre divinità, e anche necessariamente se l'Elden Ring ti permetta di controllare gli altri dei oppure no, per me la risposta è no. La bestia è ancora una bestia? Questo l'abbiamo discusso... la scorsa live, tu mi dicesti, secondo te no, è scomparsa, perché l'Elden Ring è come se fosse una sorta di mutazione magica che comporta non tanto il fatto che la bestia diventa un anello, ma la bestia è un seme che crea l'ordine del mondo. Però Marika è l'Elden Ring anche, quindi l'Elden Ring può ancora essere Marika incarnato. Marika è definita il ricettacolo, sì. E se fossero i presagi? Che cosa sono i presagi? Non lo so, frammenti della bestia originaria? Ah, che cazzo, io ragiono Pokémon adesso, capisci? È finita questa cosa. Il crogiolo è una sorta di, diciamo, letto mortuario e decomposizione della belva originale che aveva tutte le forme. Il crogiolo è quello, non male, ci può stare. Il crogiolo è la pappa sì. della belva, quel che ne rimane. Fuck, è tutto diventato più mistico da questa descrizione. Ha cambiato tutto. In realtà l'intera prospettiva di Elden Ring non potrà essere la stessa. Beh, in realtà a me diede l'effetto opposto. Ok. Nel momento nel quale l'anello ancestrale nasce da una creatura in carne, è meno mistico. Cioè l'Elden Ring... La volontà superiore però la manda. Ah, no, vabbè. Ok. Rispetto, tra l'altro, agli altri Souls, non ti dico... Elden Ring ha questa gerarchia divina in cui sembrerebbe, adesso non ti dico nero su bianco, bianco su nero, ma insomma, sembrerebbe che le divinità possano finalmente definirsi tali, ecco. Tali per davvero. Magari è come se ti avessero detto Giorgio soffiò e arrivò nel mondo immanente dei draghi e degli alberi, degli arcialberi, la fiamma. Lì non si sa chi ce l'ha mandata la fiamma. Qui sì. No, esatto. Qui la non è la fiamma, però ci siamo... Cioè, l'evento che cambia tutto, cioè l'arrivo dell'Elden Ring, è un evento dietro il quale c'è un atto volitivo di una divinità. Yes. Poi ovviamente aspetta, atto volitivo lo sto a Dio. Magari non è così e invece la volontà superiore è davvero annoiata, in realtà è un pezzo di unghia della volontà superiore che frana e cade e diventa una bestia. Boh, non lo so. Però non credo. Però sappiamo che la volontà superiore aveva interesse in questo mondo, perché nell'intro ci dice che è stata così offesa da essersi... Che ha abbandonato, sì. E tra l'altro, infatti, volevo dirti un'altra cosa. Ecco, la seconda cosa che ho messo in coda è che è arrivato il momento di dirti, visto che mi erano venuti in mente i presagi. Ho parlato di Elden Ring con questo ragazzo e facendolo ho ripercorso inevitabilmente un po' più nel dettaglio rispetto a, come facciamo nelle intro, la mia avventura. Quindi ho pensato, ok, vabbè, c'è Melina che mi dice che io voglia l'Elden Ring sia in realtà contro l'Ordine Aureo, e questa cosa non mi sorprende, perché Marika ha diseredato in qualche modo Godfrey e famiglia, quindi ci sta che ancora oggi senza luce debbano rimanere tali. Radagon non era un senza luce. O magari no, lo non, era, ma boh. Boh, non è stato mai definito un senza luce. Ecco, quindi sappiamo ha senso. Che Godfrey è diventato, diciamo, a livello tecnico senza luce. Non sappiamo se è mai stato chiamato senza luce. Magari è stato praticamente, cioè lui è stato praticamente il primo. Ma Marika gli ha detto:
via la, mi dispiace, la tua luce non c'è più. Capito, quindi ha senso che Melina dica concorrerai insieme ad altri a cercare a trovare l'Elden Ring e a coprire la posizione di Elden Lord, però farai qualcosa comunque di contrario all'Ordine Aureo. Questa cosa mi sta bene. Un tempo Ordine Aureo uguale senza luce, oggi senza luce si sentono comunque eredi, diseredati, perdonate il gioco di parole, di questa posizione, di questo ruolo nel mondo. Però i presagi cercano di fermarti. Io all'inizio, nel CNT, sì, pensavo che Margit fosse un leccapiedi di Godric. Certo, era ovvio pensarlo. Ma ora, ripercorrendo la storia, non ha assolutamente senso. E mi chiedo, perché qualcuno deve estinguere la mia fiamma? Perché un presagio pensa questo? Un presagio ti ha detto esplicitamente proprio della tua fiamma dell'ambizione. Quindi... ha detto che qualcuno deve spegnere, da quel qualcuno sarà lui. Margit, sì, il presagio implacabile. Esattamente, esattamente. Perché? E Mog sembra così invece alieno a questo, Mog, a questo obiettivo. Sembra sbattersene completamente. Bravo! Sono due opposti, Margit e Mog. E infatti è estremamente affascinante vedere come, a conti fatti, Melina ti dice che è blasfemo che un senza luce ottenga Elden Ring. Ma il presagio non dovrebbe seguire il precetto dell'Ordine Aureo. E allora perché è lì per fare esattamente quello che farebbe un membro dell'Ordine Aureo, ecco, di Radagon e Marika? A maggior ragione, dinanzi a questa informazione, cosa, perché quando appare con un incantesimo dorato, utilizza armi dorate, Margit. E sente la necessità di fermarmi. Eh? Di fermare l'ambizione dei senza luce, che una volta esiliati tornano per ripigliarsi tutto quello che è Ullur. Va bene? Che poi noi sappiamo, non è detto che Margit lo sappia, ma noi attraverso il potere mistico di Melina sappiamo che Marika lo voleva. Questo. Certo. Che Marika voleva il ritorno. Certo, esatto. Certo. O meglio, Marika è ancora più pungente, perché lei ha pianificato sia l'esilio che il ritorno. Corretto. Ce lo dice nella chiesa della Paparuga, me lo ricordo. Sì, sì. Chiesa 3 qua. Cioè sì, sì, sì. La chiesa dei voti è un discorso. Poi diciamo che il percorso di Marika lo abbiamo nelle chiese di Marika, quindi 1, 2, 3, 4. Però noi nella terza e nella quarta chiesa di Marika abbiamo sentito cose, poi dal Paparuga altre, eccetera, eccetera, eccetera. Sì. Porca miseria. E quella del pellegrinaggio anche. Il fatto perché? È... perché? Perché un presagio non ci dice: ehi bro, vai, vai, ci hanno perseguitato per tutto questo tempo, andiamo a fargli il culo. Esatto, perché non provare magari a corromperti dicendoti: quando diventerai Elden Lord, non farci più perseguitare? O forse... o forse c'è stato un periodo di tregua? Noi sappiamo... se sono stati perseguitati durante l'era di Radagon? No. I presagi? No. No. Però sappiamo sicuramente me... durante l'era di Godfrey, sì. Sai che... non sappiamo direi... neanche quello? Io ti direi... purtroppo penso che sia plausibile dire al 100% in questo momento della storia di sì. Plausibile al 100%, non certo in maniera matematica. Però è anche vero che sappiamo come l'Ordine Aureo, di cui... Godfrey è stato il primo Lord, era decisamente antitetico alla non morte e ai presagi. Però c'è un e sappiamo che ancora oggi The All Knowing li caccia. È vero. Ma e sappiamo che i senza luce del tempo facevano parte dell'era Godfrey, non dell'era Radagon. Quindi Ofnir segue la politica pre-Radagon, in teoria. Oppure Ofnir cerca, diciamo, informazioni, non è che segue la dottrina di Godfrey o altri. Semplicemente i presagi probabilmente lo possono condurre a cose. Però c'è da dire una cosa più centrale. Un dettaglio macroscopico, censurato per qualche ragione da Elden Ring nelle descrizioni, okay. Miyazaki, white fuck, ma diciamo che nella 1.0/CNT c'erano pappette in più, decisamente canoniche. C'è un dettaglio macroscopico del regno di Godfrey. I suoi cavalieri. No, certo, questo sarebbe stato il mio passo successivo. Godfrey vengono perseguitati i presagi perché il crogiolo si può usare, permettimi il termine, legalmente solo nelle armature dell'esercito. Però è anche vero un'altra cosa. Ti aggiungo un dettaglio. I cavalieri del crogiolo sono
paralleli nel game design ai Cavalieri Neri di Dark Souls. Sono ormai separati. Hai ragione, è vero, non ci avevo pensato. Persi in giro per il mondo, vaganti, non sono più rispettati. Perché no. L'intera idea del crogiolo è diventata blasfema. E certo, forse infatti Godfrey non c'è più. È all'inizio dell'epoca di Godfrey, forse lui rispettava il crogiolo. È possibile che Marika a un certo punto abbia detto l'ordine aureo esiste adesso e invece quelli vanno schifo. Cioè, non possiamo saperlo per ora. Sappiamo però che con delle descrizioni hai scoperto che prima il crogiolo era venerato come divino. E poi hai ragione, perché... l'imperfetto involuto. Cioè, siamo passati dalla ne sappiamo... divinità perdonami, all'involuzione. Sì, no, siamo passati dalla divinità all'involuzione. Assolutamente. E per quanto ne sappiamo, la ricostruzione cronologica può essere veramente la qualunque, perché potremmo avere A, il crogiolo come arma dei soldati di Godfrey arriva dopo il bandire i presagi. Cioè i presagi non vanno bene, ma il crogiolo, il signor Godfrey insieme ai suoi amici cavalieri possono usarlo, ok? Solo loro. Mm-hmm. Oppure B, bellissimi presagi, motivo per il quale il loro potere viene usato anche dai cavalieri di Godfrey. Poi però Marika dice il presagio no, non l'avevo considerato, vaffanculo ai presagi. E poi dopo viene esiliato anche Godfrey con tutti quanti i senza luce che divengono tali perché vengono privati della grazia. Non ne abbiamo idea, non sappiamo esatto. Come possano essere andate le cose. Fuck. Esatto. E in tutto questo l'Elden Ring è una bestia, era una bestia. Mm-hmm. Perché ora sono rune? Come fa una bestia a diventare rune? Il concetto no, sono briciole? Qui si va un po' nel mistico e nell'astratto, eh? Si è rotta la bestia? O questa è una bestia? Cioè, perdonami, ma in un mondo non umano un mostro è fatto così. Why not? Mi sono spiegato, cioè, sì. Dietro il simbolo di Elden Ring, dietro la scritta Elden Ring, abbiamo quello che... noi esseri umani interpretiamo come una serie di segni geometrici, ma nel mondo degli dèi è un mostro quello. Quindi in realtà è questa la bestia, ce l'hai davanti. Touché. Non possiamo saperlo. Qui sei tutto relativo, è possibile. Perché qui andiamo nel meta totale, nel senso siamo no, certo. Qui ci si perde. Però fino ad ora no, siamo stati molto concreti. È vero. E siamo le radici dell'albero madre. E che è il motivo per il quale ti ho detto per me è un drago. Sì, per me la sì. Bestia potrebbe essere un drago, perché poi ci sono stati draghi, poi giganti. Tempo, esatto. Ci sta. Mi piace. Vediamo un po'. Senti, entriamo in partita. C'è una cosa che vorrei che tu facessi prima. Spogliarmi. Vabbè. No, quello... Ok, scusa. Allora. Oddio, che bello poter giocare ai videogiochi. Esatto. Due settimane che non lo faccio. Esatto. Allora. Io adesso aprirò Twitch... per carità sarà in delay, non ti preoccupare, io voglio vederti perché esigo. Ma vuoi che ti condivida lo schermo, amico mio? No, non ti preoccupare, devo vedere la tua diretta. Tu hai comunque accesso a Windows, giusto? Oh sì, certo. Perfetto, vorrei condividerti una cosa che non ha niente a che fare con Elden Ring, ma ho aspettato giorni per dartela, okay? Sesso 2? Guarda, vedrai. Sesso 3 è meglio. Allora, sesso 4 alla quarta. Allora, io devi sapere. Allora, entrambi abbiamo magari questa scelta a volte quando facciamo un contenuto, una diretta. Praticamente decidiamo se fare un titolo completandolo, diciamo migliorandolo al meglio che possiamo e condividendolo al meglio, per poi chiuderlo, oppure fare completismo, no? Ok. Ok, io ho finito con un enorme completismo hardcore Inscription. Ok? Ah! Oh. Esatto. Ho finito la Cases Mod. Quella okay. Che era, insomma, il contenuto extra e così via. Molto bene. Quando ho finito la Cases Mod, i miei moderatori e la mia community mi ha detto che avevo sbloccato un video. Che praticamente, sai, no? Che il buon ragazzone, l'autore ha fatto molto meta, Malice. Molto... Sì. No? Perfetto. Vorrei quindi che tu in diretta reagissi a questo contenuto extra di Inscription. Durante Elden Ring. Devi farlo, perché non avremo altre occasioni e non posso resistere. Tu parlavi di prepuzzi sfregati, guarda, io tra un po' mi riuscivo a infilarlo nel culo, tanto era pronto.
quindi guarda che poeta che sono. Ok, va bene, va bene, va bene. Vedo che è rimasto un po' di me anche. No, è che non leggo la chat, durante... quindi non sento responsabilità. Ah, ok, non hai il feedback del no, Mike, dai. Mike, fai schifo, sei cambiato. Perfetto, allora, perfetto. Io così sfogo anche un po' di stress di questi giorni. Adesso. Fantastico. Su Discord. Ho il prepuzio pronto. Ok, sì. Ti mando questo video, mi raccomando. Sì. Okay. Mettilo in sono stop. Nudo sotto, ok? Dura molto poco. Andiamo. Te l'ho messo su Discord. Il titolo è Ciao Card Gamers. Lo vedo, di 45 secondi. Dura okay. poco, metti il volume molto bene, bello. Sì, allora aspetta, tutto. Aspetta, è che tolgo il, l'audio di Elden. Bene. Volume in generale, niente, ok. Allora diciamo, non è spoiler della Casey. Non è spoiler della Casey, però adesso io, quando mi dici che sei pronto, non prima, ti muterò da Discord e ti guardo un secondo su. D'accordo, okay. Io non ho giocato alla Casey, però, eh. Cioè, ho fatto nessuno tutto Inscription, seguito la RG, ho giocato a DX, ho giocato a Pony Island, quindi conosco tutta la lore, però non ho fatto la Casey. Sei al sicuro. Ok. Allora. Tu dimmi quando sei col video pronto, io ti muterò. Guarda, quando ti dico ok, aspetta, ancora non lo vedo nella tua diretta. Vai tranquillo. Appena lo vedo preparo tutto. Ah, ok, aspetta che okay, aspetta, ancora non lo vedo, ecco, nella tua qua diretta. Io ora ti chiudo la Discord, appena lo vai vedo quando vuoi. Preparo tutto. Vado, ah, ragazzi, okay, aspetta che wow. Ecco qua, io ora ti chiudo la Discord, vai quando vuoi. Vado, ragazzi. Wow. Ciao card gamers and Michele, I'm the lucky carder and this is a warning. Do not finish Inscription. Or it will finish you. I'm just kidding, you'll probably be fine. I just wanted to say congratulations on your last day of streaming Inscription from everybody at the Inscription team, Daniel, myself, and probably only one or two other people because that's all the people that worked on Inscription. I'm sure I'm leaving out some names. Daniel's better at this. But yes, congratulations. Have a wonderful last day of streaming. And don't forget, it's never too late to destroy. Cesso, raccontami tutto. Io dovrei farti vedere la mia reazione. Io sono morto perché in per un questo titolo... hai detto ciao. Sì, esatto. And Michele. Cioè, ma perché io ha solo io sono... 24 visualizzazioni e non un miliardo? Perché cosa? Perché solo per me. È il non elencato. Gliel'hanno okay. fatto fare per me. Ma gliel'hanno fatto fare gli utenti? Io sì. O... Sì. Ah, sì. L'hanno contattato, uno dei ragazzi l'ha contattato, gli ha fatto fare questa cosa, l'ha nascosta a me per giorni e poi me l'hanno data quando ho finito. Siete cioè, poggers, ragazzi. Boh. Io non ho parole. Siete veramente poggers. Bravi. Incredibile. Però adesso bisogna teorizzare sul vostro stesso video. Cioè la vostra community ora fa parte esatto. della Lord Inscription. Sì, sì, esatto. E tra l'altro, allora sapete cosa vi posso aggiungere? Visto che siamo in tema? Che il 23 ottobre io vado a intervistare Daniel Mullins di persona. Oh! E quindi Gata. Aggiungiamo lore alla lore. Incredibile, let's go. Questo è meglio di Sesso 4, effettivamente. Questo è Sesso 0.1. Ma poi io mi ero fatto un episodio in cui, come hai fatto te, mi guardavo tutto l'incredibile bordello di augmented reality, della storia, così via. Vabbè, lì è un po' una puttanata. È però. Un'enorme puttanata. Però, quando mi hanno linkato sto video, ma ti pare, io ero scontato. Adesso mi guardo quello che ha sbloccato il creatore quando è uscita la Caseism oppure hanno finito i forum, mi sono visto sta cosa e stavo tranquillo. Poi sento il mio nome e non può, cioè io ci ho messo, ma non può, ma com'è possibile, cazzo, incredibile. E poi che guarda bellezza. Lui, ma poi non è, cioè, hai fatto caso che non è un vlog in camera da letto, ma c'è il montaggio, no, la musica, no, le inquadrature. Ma poi c'era anche il floppy bruciato, quindi sì, era proprio... Ha fatto una madonna, cioè ci ha messo il cuore. Ma infatti bravissimi e adoro tutto quanto il Mullinsverse. Deve essere questa una scusa per giocarti giocare anche DX. DX. Okay, dai. Sì. Allora, non ti aspettare un gioco come Inscription. No, non è Inscription, ma ci sono dei bellissimi momenti. Non è mai brutto, ok? Non è sempre bello. Ok.
ma quando è bello forte. Figata, figata. Quindi giocatelo, perché così poi anche tu sei super dotto sul Mullinverse. Dai. Possiamo teorizzare per quando arriverà il prossimo, perché secondo me arriverà sicuro il prossimo a breve. Quindi... Allora, apri il vasino. Ma tu hai detto cosa facciamo tra un mese? No. No, non... No. No, no. Ho la chat che ogni tanto ne parla, ma io non ho ancora ufficializzato. Allora farò un teaser anche a te. Oh. Semper Fi. È un tentativo, ok? Sì. È un tentativo che sto facendo... E poi te ne parlerò in privato, ma lancio così, ormai siamo in Tom Holland mode piena proprio. Ok, ok. Sai qual è la cosa brutta di vivere qua in Italia? Non poter intervistare le persone importanti che fanno i videogiochi in Giappone. Ok. Ok. Peraltro... Sono contento che Bandai Namco partecipi a così tante fiere nel mondo, punto. Ok, bene. Ok? Nice. Molto bene. Adesso apro il vasino. Apri il vasino. Adesso apro il vasino. Allora, apriamo il vasino. Ah, con gran godo di vino. Oh, failed, you must set a session password. Aha, Lini. Ma posso farlo durante... Secondo me sì. È soltanto, okay. Lui va a controllare il file, non è un... Non è intelligente, lui è stupido. Allora aspetta. Come noi. Alt tab come un grande. Dammi un secondo. Ho alt tabbato. Questa cosa non è stata di particolare suo gradimento. La password è, se non sbaglio, questa. Speriamo. Password dovrebbe essere questa. Ok, sono di nuovo in eldenring.com. Aspettate. Ok. Che bella questa cosa del video. Mi ha messo un sacco di buon umore. Mamma mia. E quindi... L'ha registrata il 14 luglio, ma te l'hanno fatta vedere ora? Sì. Sì. È stato incredibile. Incredibile. No, ho sbagliato. Ho sbagliato tutto. Ok. Non so più giocare ai giochi, ragazzi. È normale. Ok, sì, sì, ho aperto il vasino. Ok, vasino aperto, sto per entrare. Vasino aperto. Fail. Ma so ancora giocare ai videogiochi? No sessions found, o no? No, aspetta. Però a me dice tutto ok. Aspetta. Allora, vediamo. Shabada. Apro il mio INI. Okay. Ti scrivo la passwordina. Aspetta che il signore del gatto vuole fare un attimo lo splendido. Non mi dire. Mi mette le lineette del cazzo. Ma adesso lo sistemo io. Ti metto la password Discord, così siamo sicuri che siamo... Anzi, ti metto proprio tutta la scritta, così vedi il tuo inizio. No, ma l'ho scritta bene. Serve lo spazio dopo, no? Dopo l'uguale. Eh sì, guarda, ti scrivo, vediamo un po' se sei convinto, perché se... Sei convinto? Perché se per caso... Maestro, sono convinto. No, è che se non funziona vuol dire che è Vodafone. Per forza. Oh no! Cioè, tu pensi che possa bloccare anche... Non lo so, io non ho le sub, non ho la chat. Streamo al vuoto. C'è un sacco di gente che mi sta osservando senza che io possa sentirla. Ragazzi, sono confuso. Com'è possibile che si veda Elden Ring se non ho... Tu adesso, quando guardi su Discord, dimmi se è proprio così. Spero di no, onestamente. Aspetta un secondo. Eh sì, è giusta. Fuck, è giusta. È giusta la password, sì. E hai il vasino aperto. E ho il vasino spalancato per te, il mio vasino. Ok. Allora, vediamo un po' se... Entro, vediamo un po'. Quit. Vediamo un po' se mi dà qualche errore la... Ai 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 ai. Welcome. Separate save.
non anti-cheat, 1.3.2, super easy, nessun errore, nessun bug. E fa sempre le righine del cazzo là sopra. No sessions found. Mi sa che Vodafone ci sta... Non ho altra idea che non sia quello. Perché deve fare le righine? Allora, provo a spegnere l'applicazione, visto che ero in modalità palle pazze, non funzionava la password all'inizio, ok? Adesso ho chiuso tutto. Allora facciamo... Okay? Faccio uno spegni e riesci. Ok, quit game, dai. Sto uscendo. Anch'io ti seguo. Sto uscendo e adesso rientro. Allora, seamless cop, la password, controllo che sia quella, ma dovrebbe essere altamente giusta, lo è. Riavviamo. Magari doveva andare così. Aspettate, sta avviando tutto l'Elden Ring, tutto, E non ne sta tenendo neanche mezzo per sé. Ah, ok, allora faccio anch'io il return to desktop, lo faccio. Sì, vai proprio incazzato nero. Ci sto, mi piace. Start game, single scope, vai. Sta partendo, ragazzi. Ci perdonerete, oggi tanti problemi tecnici per un gran ritorno. Ne varrà la pena, ho già in mente il finale. Merda, non abbiamo neanche cominciato. Esatto. Cosa fai, signore il gatto? Cosa fa? Ma questo sexy puntatore lo ha sempre avuto Elden Ring? Non lo so. Sì. Ok. Sto per aprire il vasino, Sì, io adesso so, ho appena fatto ripartire, quindi deve avere i suoi tempi mistici. Niente, continua a fare sta righetta del cazzo in alto. Del gatto? Sì. Fa una righetta. Ora intanto provo a aprire il vasino. Apriamo sto vasino e speriamo che... Ho aperto il vasino, ragazzi. Fatto? Sì. Ok, ora mi sta caricando con una lentezza mai vista prima. Non ho mai visto Elden Ring aprirsi con questa lentezza neanche su PS4. Merda. Something's wrong. Comunque, vediamo un po'. Ok. Oh mio Dio, che stattero! Ma la cosa bella è che è solo legato, perché in realtà dal PC ovviamente lo vedo benissimo. Ok, non si sta comportando bene. Aspettate, Va bene. Io entro, vediamo un po' se... Ok, sembra funzionare. Che pazienza, ragazzi. Forza. Eccoci. Non fa più le Michael Righini, vero? Non c'è più Michael Righini, ragazzi. L'ho risolto. Tutti i problemi risolti, ragazzi. In meno di 49 minuti, non è vero, sono passati 51. Evviva! Si gioca, ragazzi! In streaming di gameplay. È assurda questa cosa. Okay. Vero? La magia. Ah, loro non vedevano la righina? E io la vedevo, ragazzi, mi turbava. Mi dispiace. Andiamo. Allora, abbiamo appena letto Elden Stars. Sì, e quello è un insetto pazzo, maestro. Shottante. Potere del... cadere! Shottante? Lei mi sottovaluta, maestro. Sarò anche stato al mare, ma so come muovere le spade. Non gli ho fatto mezza hit, l'ha fatto tutto lui. Però... Non dimentichiamo l'importanza di osservare. Siamo alle radici dell'albero madre. Quello sì. È l'albero madre. Già. In teoria. Significa che nelle radici non è dorato. No, per niente. Non è neanche etereo, in qualche modo. È un normalissimo albero. Sì. Scusami, mi guardo intorno. È un luogo importante in cui farlo.
Ci sono però, diciamo, linee, schegge dorate sul tronco, eh? Le noto, soprattutto qua. Sì. Però è come se fosse ormai andato. Forse sì. È per via della rottura dell'Elden Ring, però qualcosa mi dice, visto che si parla tante volte dell'albero madre non così perfetto come veniva raccontato, o comunque consumato in fretta. Mi viene da pensare, esatto, che si consumasse a prescindere. Del resto la volontà superiore si è venduta come fautrice di un potere invincibile, come l'Elden Ring, quindi anche l'albero madre doveva essere perfetto. Però l'albero madre non c'è sempre stato, è successivo all'Elden Ring. Mm-hmm. Giusto? Giusto. Quindi il culto dell'Elden Ring e quello dell'albero madre in realtà distano un bel po' a livello temporale. Beh, in teoria. Diciamo che è possibile. Allora, la famosa misconception grande albero, albero madre, mm-hmm, è che venivano spesso discussi come due alberi diversi, ma è possibile. Giusto. Che l'albero gigantesco di cui si parla esistesse sempre e fosse e sia diventato la madre grazie all'influenza dell'Elden Ring. Corretto. Ma sono tante, antipatiche, aggressive, minchia. Ma certo. Guardi come sono aggressive, maestro, guardi. No, come Wanderer has left. Maestro? Io sono qua. Ah, no, non sono qua. Maestro? Maestro? Mi ha cacciato. Maestro? Ok. Maestro, come farò senza di lei? Non ho assolutamente un'arma sgravata in grado di shottare queste cose. Ok, you are joining. Oh, diamine, sono così pericolose. Erano terribilmente pericolose per il mio personaggio in blind. Allora adesso, per non far sentire il maestro, come in dire, difetto. In difetto, esatto. Ah! Cavolo, che forti! Sfida! Ok. Oh! Oh mio Dio, un'altra come... Oh cavolo, ha schivato! Oh diamine, oh meno male. Ah, aspettate ragazzi, bevo una Estus, ma facciamo che ne bevo anche un'altra. Una per lacrima. Stare sicuri. È una lacrima cerulea del cazzo. Ma perché ho così tante 59 K rune? Quanto hai? 59 K rune. Hai giusto. Ok. Pipi. Dobbiamo salire su nel cielo, amici. Dagli abissi. Allora, noi siamo alle radici. Sì. Non siamo dentro l'albero madre. No. Siamo alle radici. Non è il grande vuoto. Esatto, non è il grande vuoto. Abbiamo delle rovine di something. Mm-hmm, sì. Che not distinguere. Per ora no. Però, sempre robe arboree. Esatto. Sì, esatto, bravo. Quindi direi... La musica è quella... Di Nocron? Franco. Esatto, sì. Mm. Quando fa... Pa, 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 pa. Ha! Oh. Queste che non volano hanno un po' più di resilienza. Oddio, 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 oddio. Pericoloso. Che male. Sì, eh. Purtroppo è così. Questo che cos'è? Ottieni materiali. Farfalla nascente. Sì, quella che nasce e non cresce. Già. Qui niente. Come l'uovo che non si schiude mai. Esatto. Qui non c'è una grande vuotata, eh. Niente grande vuotata, purtroppo. Però torrent è utilizzabile, quindi massima attenzione perché potrebbe esserci del bastardo platforming. Un po' ramo. Sì, cerchiamo sempre. Oh, maestro, sta cercando l'Elden Ring? Sempre in cerca dell'Elden Ring. È qua. Oh, però ho trovato qualcosa qui. Arrivo. Una grazia. Non solo. E una...
Oh, una vergine! Oh, una leggidita. È giusto. Che mi è appena scomparsa. Aspetta, devo sedermi con te. Si sieda, si sieda, maestro. Ok. È scomparsa anche a me adesso. Ok, no, okay, eccola, eccola, eccola. Non sta bene. Piange. No, piange la morte di Godwin. Umiliato senz'altro perché è stato il primo a morire. As the first of the demigods to die, as a martyr to destiny. La morte fatidica, di nuovo citata così. But why must it yet bring such disgrace? A scion of the golden bough. Lo abbiamo sempre detto, no? Che era una contraddizione. Non solo, divenirne il principe. Questo dialogo in realtà per te è completamente diverso da quello che è stato per me. Ah sì? Sì, perché l'ordine dei tuoi eventi è completamente diverso. Parlo di te giocatore. Allora. Ah, ok. Sì, io avevo informazioni estremamente più esplicite qui. Quindi, che cosa ti dice questo dialogo? Che cosa ti trasmette? Mi trasmette sicuramente contraddizione, perché Godwin doveva essere appunto il rampollo di un'era lontana dalla morte e invece ne diviene il principe, umiliato in quanto primo a perire e non solo. In qualche modo la morte fatidica, che è una divinità alla pari della volontà superiore, lo fa divenire suo avatar, credo contro la sua volontà. Il fatto è che appunto lei dice che avrebbe dovuto morire di una vera morte. Certo, non è morto infatti, vive nella morte. Esatto, quindi praticamente a maggior ragione è diventata blasfema la non morte per l'ordine aureo. Godwin è un non morto. Certo. Però... E non dovrebbe esserlo. Non dovrebbe esserlo, ma nessuno ha mai parlato in alcun modo dell'influenza di Godwin a livello di non morte senziente. Quindi chissà che è successo. Cioè non è che... Cioè, Roger era quasi un non morto. Gli scheletri sono non morti. Cosa intendi dire? Non credo di aver ben capito. Che Dee odiava, insomma... aveva pietà un po' ripugnante nei confronti di Roger perché aveva subito il morbo mortale. Sì. E quindi sarebbe dovuto morire, ma stava in realtà putrefacendosi da vivo mentre perdeva le ultime luci dell'esistenza. Chiaro. Gli scheletri che camminano sulla terra sono residui di anima e vita non tornata all'albero madre a causa delle radici mortali, quindi comunque hanno gambe per muoversi e a volte voci per parlare o castare incantesimi. Godwin è il primo degli aurei, il primo dei semidei a morire, però nessuno ha mai parlato del fatto che potesse muoversi o fare qualcosa. Quindi, hai ragione. Mistero. Beh, credo sia una grande vergogna in realtà. Magari sì. Lei parla di umiliazione. Sì, certo, perché insomma è diventato l'avatar di ciò che l'ordine aureo disprezzava. Esatto, esattamente. Mi chiedo se contro la sua volontà o no. Beh, è stato... Ah, dici... Beh, allora... No. Ok, ucciso no, però... Poi cos'è successo? Ha incontrato la morte fatidica? Esatto. E con lei ha stretto un patto, oppure no? E semplicemente, se vieni ucciso in questo modo... rimani non morto? E funziona anche se sei un semidio? Chissà. Queste sono ottime domande. Possiamo proseguire. Provo a riparlarle, non so se c'è altro. No, non c'è altro, ma... Mio povero dolce Lord. Lo rileggo, già che ci sono. Sembrerebbe contro la sua volontà, condannato, almeno secondo lei. Sì. Quindi se vieni colpito dal grafo pugnale nero diventi non morto, un po' come i vampiri, capiamoci. Chissà. E lui è principe, vero? Dovrei avere
quel pezzo di roba marcescente, morbosa da qualche parte. Sì, è un talismano. È un talismano. Il menu che continua a ignorare da tutto il gioco. Si ritiene che questa pustola provenga dal volto sfigurato del principe della morte, che rispondeva al nome di Godwin. In quanto prima vittima dei semidei, si narra sia stato sepolto nelle profondità della capitale. Ma è qui allora? Non mi ricordavo questa cosa. È qui da qualche parte. Ma non c'è più, perché hanno morto. Ma qui ci deve essere la tomba. Qui troveremo la tomba da qualche parte, maestro. Oh. Maestro, troveremo la... È io che stavo aspettando il momento di farti leggere quella descrizione. Questo è molto interessante. Let's fucking house. Let's go. Ma non troveremo lui, credo. Boh. Big if. Mica possiamo trovare Godwin così early. Early. Godwin è uno dei boss finali, dai, no. Ah, un boss pensi sia Godwin? L'amato aureo non morto? Vabbè, ma ora ormai è il principe della morte, ormai è il leccapiedi della fatidica. Stai super tornando indietro, non so se vuoi farlo. Non volevo farlo assolutamente, questo è... Okay. Cioè, non è che la vacanza mi ha dato il senso dell'orientamento che... Mi è mancato per gli ultimi 29 anni, quindi mi spiace deludervi. Faccio vedere una cosa, ragazzi. Praticamente, se tu fai L1, vinci in questo gioco. Poi ogni tanto premi quadrato, così. E poi, quando proprio ti sei annoiato, fai un L2, Dio Madonna, gli spacchi la faccia, poi bevi, perché sennò muori. È una strategia perfetta. Poi aiuti Joel. Esatto, che sta grattando le ali delle formiche. Poi fai così. Poi fai Shabada. Mamma mia, quanto è forte lo Shabada, ragazzi. A posto, abbiamo fatto qualche runa in più. Ragazzi, avete visto? Stava ascendendo. Sì, no, la mod sta facendo ascendere parecchio. Sì, a un certo punto ho visto proprio Naruto, però è stato... Stava facendo tipo doppio team, ragazzi. Sì, stava aumentando di molto la sua illusione. La lanterna è ben salda sul mio prepuz, vero? Sì. E qui? E qui c'è Godwin. Non è vero, ho semplicemente fatto il giro. Adesso, ragazzi, sappiate che qui c'è Godwin, sarà il tormentone di stasera, eh? Perfetto. E qui c'è Godwin. Sarà una live pazzesca. Ma questo è il lago di Godwin. Con le cascate piene di segreti. Guarda un po'. Quello è Godwin. No, però è una... Ah, è una... Sì. Pipistrellona. Tocca esplorare. Ma lì ci siamo stati, no, faccio il giro lì, di nuovo. O forse no, no. No, non c'eravamo stati, non ti preoccupare, va tutto bene. È diverso. ragazzi, ci siamo, oltre la cascata, boss music, c'è Godwin, non è vero. In Elden Ring ci sarà mai una cascata con qualcosa dietro? Sì, secondo me sì. C'è l'inganno alla fine? È come Breath of the Wild. Ah, vedo che sei distratto, hai smesso di... Oh mio Dio! Oh mio Dio! Cursopoli! Attenzione! È il momento! Potere della gravitazio! No, ragazzi, Cursopoli mi sta facendo del grande male. No, ho finito il mana. Non ho mana. Come lo sciamano di Macigno, aspettate. Madonna, che cazzo è rotto. No, anch'io sono rotto adesso. No. Oh mio Dio, ragazzi, per un pugno di palle. No! Lasciami stare. Beh, hai il talismano in caso, eh. No! A volte un po' di pavidità serve, eh. Torna. No, ma sapete qual è la cosa incredibile? Che assolutamente... Sono morto non si anch'io. Capisce che qui c'è l'influsso della morte. No, comunque in effetti non siamo morti. Io sono morto. Mi hanno castato
la Deathblight in tre triangolati, non ho visto neanche la barra dello status, semplicemente Joel ha fatto quindi okay, io vado. Allora sediamoci con molto affetto, perfetto, credo che tu ti sia cagato addosso, ma continuamente. No, nel senso che appena è arrivato Joel si è sentito un rumore strano, ha fatto tipo perfetto, ve lo assicuro. Allora, detto ciò, continuamente, ma che vita difficile, amico mio. Ok. Quindi, diciamo che il passo uno dello speculatore di altissimo livello è dire: qua c'è l'influenza della morte. Ci sta. Esatto, ci sta. Perché ci sta. Comunque c'era veramente una cultura di axolotl della morte, quindi direi che può starci. Qui Gatta ci muore. Cade. It was meant to happen. Allora. Guarda. Ti sta seguendo tutto il morte. Che carina. Quindi. Oh no. Madonna. Ok. Oh merda. Ok, più strateghi. Ho fatto un errore madornale a fare un incantesimo immobile, ma d'accordo. Non preoccuparti. Posso sgravare! Minchia, attento. Ok. Yes. Un gioco da ragazzi. The Pav. Ottimo. Io mica sono come quei coglioni che vivono nella morte. Viva Marika! Ok. Tutto bene. Oh no. Ti prego. Morite. Ok. Basta, vado a cercare nelle cascate. Per c'era uno strumento viola qua. Saetta runica. Buono. Pietra da forgiatura 6. Troverò mai la 7, ragazzi. Quella non è neanche funerea. No, lo so, ma tanto lo so che è al Monte Gelmir. Però, ragazzi, diamo un attimo soddisfazione alla location. Sì. È tempo di binocolare. La città è completamente caduta. Probabilmente proprio per il dilagare della morte. Qui non c'è altro ormai. Nonostante siamo ai piedi dell'albero madre, le creature sputano morte, un'evidente contraddizione. E quello... quello... credo sia di più di una pipistrellona. Credo sia un gargoyle. Eh sì, bravo. Ma è diverso dal solito. Sì, smunto. È di carne. Anche gli altri erano fatti di mezza carne, diversi tipi di... Sì, però è strano. Misto a pietra. È strano. È veramente smunto, sì. Forse anche lui ha assorbito in qualche modo la morte. Ma non c'è anche sarebbe diverso. Qui. Ma che cazzo... Sei tu! Sono io. Mi hai tratto in inganno. Verso che cazzo... Verso un è un segreto. Orso! Un orso della morte! Easy Rune, no? Easy rune. Ragazzi, le rune sono troppo easy, però dai. Ma smettetela di essere così easy. No, vabbè, ma prende un poco danno, però comunque sono easy. Portalo sul mio incantesimo, ti prego. Sì. Oddio, sono easy. Ragazzi, sono troppo easy. Sono troppo easy, ste rune. Ok, saltino. Bene. Ok, non importa. È il momento di andare full in. Attenzione all'abbraccio. Ok, buono. Non c'è problema. Arriva. Oddio. C'è problema. Bevi. Oddio. Bevi. Vai via dalla battaglia. Ok. Io speravo che si sorrisse con questo colpo. Oh no. Sì! Madonna mia! Che culo! Fai il riposto, proprio... ti prego! No! Sì, ok, godo. Ok, aspetta, devo fuggire. No, ti prego, fammi fuggire! Il bilanciamento degli orsi, guys.
No! No! Torna! Non così easy. Non così easy, no. Modeste rune, dai. Moderatamente dai, easy rune. Moderatamente easy rune. Rune normali. Ma è morto? No, te lo faccio finire a te. Ti ringrazio, sei troppo gentile. Sto arrivando. Ovviamente non mi sono seduto, quindi ho il... Hai fatto bene, sì, ma... Sono appestato, ma... Ma sì, vabbè, per un punto caratteristico. Beh, solo 3K rune, vaffanculo. Esatto. Ciste del principe della morte. Oh. Allora, noi abbiamo assolutamente imparato in questa vacanza che vanno guardate le icone. Motivo per il quale io ho subito visto, che è subitissimo, talismano. Che è un talismano, eccolo qua, infatti ci sono andato subito. Ciste del principe della morte. Enorme ciste, maleodorante, estratta dalle carni di un volto. Guarda! Già. Guarda, si vede bene! Sì. È proprio il volto che c'era alla base di... Stormveil. Stormveil. Touché. Incrementa notevolmente la resilienza. Quindi in realtà sono manifestazioni di Godwin. O meglio... Probabilmente Godwin, divenendo principe della morte, infetta l'albero che quindi corrompe alcune delle sue radici. E siccome viene seppellito qui, alle radici... Certo! Esatto. Viene seppellito alle radici dell'albero madre, probabilmente con affetto. Ma in realtà quello che succede è che lui diviene perché qui il principe della morte bordello. E infetta l'albero. Esatto. Fuckeroli! Bravissimo. GG. Si ritiene che questa ciste provenga dal volto sfigurato di un uomo incapace di cedere alla vera morte. Vabbè, poverino. In effetti, origina dal principe della morte, rampollo aureo e prima vittima dei semidei. Beh, incapace di cedere alla vera morte da stronzi. Non sì. penso avesse scelta, è stato ucciso da un grafo pugnale nero. Come poteva fare? Cioè, ucciso da un grafo pugnale nero, non penso tu abbia scelta se non divenire non morto. Ne riparleremo senz'altro. Avrai una bellissima sorpresa. D'accordo. Vi immaginate invece no e Godwin è una testa di cazzo? Sì, esatto. E cede al potere oscuro. Viene ucciso dal grafo pugnale, vede in sogno la morte e fa minchia, ma questa roba è fighissima, voglio fighissima. Diventare il principe della morte. Loro fa schifo. Beh, oddio. Era già principe, quindi non ci ha sì. guadagnato nulla. Mm-mm. Però magari non era soddisfatto di essere principe dell'oro. Voleva essere principe di qualcos'altro. È femto material. Vediamo un po' se riconosci questi edifici un po'. Allora, è tempo di fare dell'ulteriore Observation Z. Vediamo se riconosco questi edifici. Beh, sembrano nocroniani. Bravissimo. Vero? Questo volevo. Sembrano nocroniani, ma la cosa ci deve dire molto, perché qui siamo sopra... Nocron in teoria, sopra una lunga lunga cascata e ormai ai piedi di Leyndell. Sì. Questo significa che un tempo i nocroniani vivevano ai piedi del allora grande albero. Quando non era ancora più albero meno, madre. Sì. Sembrerebbe. Sento un suonino di robe, ma aspetta un attimo perché qui c'è un oggetto prima. Oh mio Dio, ma quella è una creatura. Mappa. Abisso tra le radici. Da leggere. Infatti sto volando. Oggetto chiave. Mappa della regione dell'abisso tra le radici. La sorgente dei fiumi Ainsel e Siofra sgorga
dalle profondità delle maestose radici dell'albero madre, e quindi ha super senso quello che ho appena detto. Prima di essere albero madre, il grande albero era il luogo della fonte dei due fiumi che abbracciavano Nokron. Esattamente. Da questo luogo si dirama anche il reticolo di radici del grande albero che si snoda per tutto l'interregno. Qui direi traduzione infelice, perché è la stessa cosa. Sì. Giusto? Esatto. Sì. Semplicemente ti sta facendo capire che un tempo l'albero madre si chiamava grande albero prima di essere madre. Esatto, prima che c'entrasse la politica e l'Elden Ring, fondamentalmente. Esatto, esatto. Ora, che cazzo è quella roba? È tipo un gargoyle, ma molto messo male. Mio Dio. Ma attacca? No. Mio Dio. Oddio, oddio, oddio! Attacca con 40 secondi di ritardo. Penso che un tempo volasse e facesse cose. Sì. Beh, ora si spiega anche perché gli spiriti ancestrali avessero degli sciamani al capezzale molto legati al culto arboreo. Era quello del grande albero, cioè dello stesso identico albero che conosciamo noi, ma ora con l'identità di albero madre. Quindi diciamo che in qualche modo l'albero madre si lega all'Elden Ring, ma è preesistito adesso con un'identità molto diversa. O almeno questo ricostruisco da questa mi zona. Sembra perfetto. Ci sta. Ok. Allora, abisso tra le radici, guardiamolo anche. Guarda qua. Ah, ma questa è tutta la mappa. Sì. Abbiamo anche questa parte. Queste radici sembrano proprio marce. Beh, non ci resta che proseguire. Controlliamo bene, che qui... Sì, potrebbero esserci segretini, anche se uno nelle... non ci ha fatto trovare. Ma guarda lì cosa c'è. C'è un cavaliere strano. È uno di quelli senza testa? Esatto. Sfidiamolo. Cosa c'è? Oh cazzo! Non importa, non importa, possiamo affrontarli entrambi. È molto semplice la questione. Guarda cosa farò. Questa è la mossa Kansas City. Ah! E uno è andato. Come va, Joel? Bene. Non posso fare le combo di un tempo, ma... Oh no! You wish. Ah, fuck. Arrivo, ti giuro che arrivo. Bella per me. Corazza da cavaliere del mausoleo. Da leggere assolutamente. Dove sei? Non ti vedo. Eccola qua. Corazza dei cavalieri acefali perennemente schierati a guardia del mausoleo errante. Ma non c'è nessun mausoleo errante qui. Le ali ornamentali sulla schiena richiamano il necro rapace. Azz, come il necro rapace? Sì. Una maledizione autoinflitta che vincola gli spiriti di questi leali cavalieri, votati a un eterno servizio. E beh, certo, da una decapitazione volontaria, perché anche loro non muoiono mai. Esatto. Aspetta un secondo, però. Fermo un attimo. Vai. I mausolei sì. hanno infatti il muschio della morte che cresce sui loro piedi, che non so come chiamarli. Pace. Sì. Sì. Però i mausolei, in teoria, sono comunque qualcosa di attinente all'ordine aureo. Sì, un sistema di pianto, diciamo.
Quindi in qualche modo i bastardi accettavano che qualcuno potesse vivere nella morte, ma solo... Beh, i semidei senza anima non vivevano letteralmente nella morte, però diciamo che essendo loro così importanti, anche se si avvicinava al concetto di non morte, perché comunque il corpo era vivo, venivano messi in un mausoleo, diciamo, errante proprio in nome di quello che fondamentalmente è stato il pianto di averli persi durante quello che fu la notte dei Neri Coltelli. Certo. Oh, finalmente. Posso togliermi la maledizione. Vuoi sederti con me? Assolutamente sì. Allora, dove sei? Così siamo sicuri. Che tutto vada per il verso giusto. No, bisogna farlo assolutamente. Ok, alziamoci. Mi metto un po' a cavallo. Zona particolarmente aperta. Molto. Lì c'è un'altra grazia, no? Che cazzo è quella roba d'oro? Non capisco, ma mi fa paura. È estremamente aurea quella roba lì sotto. Oppure potremmo procedere di qua. Oh, fuck, l'indecisione. Vero? Possiamo salire per Gargoilopoli? Oppure scendere in questo luogo? Oh. Guarda, salire per Gargoilopoli è il finale. Ok, d'accordo. Allora scendo. Farfalla nascente. Oh, sì, va bene, mi chiedono di leggere il nome della grazia, perdonatemi, non l'ho fatto. Sono molto ansiosi, d'accordo, andiamo subito al punto, va bene. Perdonatemi, non l'ho fatto, stavo aspettando Joel e... Mi siedo anch'io. La città è te... Se ci fossero stati dubbi, non ci sono più. È lei. È una città eterna. Però questa è senza nome. Eh no. Non si sa, abbiamo Nocron, Noxtella e niente. E questa è senza nome. Ok. Le è stato tolto un po' alla figlio di Gwyn Maniera perché questo posto è maledetto. O è l'outbreak della morte. Chissà. O magari... È stato dimenticato. Dimenticato, certo, può essere. Io non mi avvicino più di così, non so cosa c'è lì dentro. No, no. Non voglio aggrare niente. Bene. Ah, ok, è semplicemente un altro di loro, ma con una spada impowerata. Vieni, vieni. Ah, ok, per forza in due? D'accordo. Che stronzo! L'hai proprio backstabbato. Mazza, quanto sono duri e quanto poco danno gli faccio. Sì. Che è successo? No, 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 non me lo dire. No. No, no. No, please, I no. I am flying. No, per to favore, the no. Fucking round table. No, fermo. No. Fuck. Posso, maestro? Beh. Sì. Sì, Oh fucking damn, no, I am doing it. It is time then. Oh sì. Oh sì. Sì, voto, voto, andiamo alla round table, Joel. Fantastico. Vai, vai. Non me lo aspettavo, ragazzi. Potenzia. Ero ormai... Oh, ma lei? È sempre stata qua?
Ma in che senso, scusa? Ma tu dovresti essere già a fare... Vabbè, ma questo baghettino... Cioè, tu dovresti essere già a fare... Le cose lì. Vabbè, non importa. Maestro Ugo. Fantastico. Stai potenziando? Madonna se sto potenziando, amico mio. Madonna se sto potenziando. Fratello. Sto potenziando. Io... Ho una più 14 in una mano e una più 10 nell'altra. Il problema è che quella più 10 non vale come più 14. Lo so, vale come più 25. Sì. Holy shit. Dicevo, lei è qui, non so se tu la vedi. Ah, Roderica si è resettata? Sì, bene. Vabbè. Beh, bene. Vabbè, allora, merda. Allora, fuck. Sì. Che è successo, Roderica? Allora, facciamo così. Dimmi. Sediamoci al tavolo. Vai, siediti. Ok. Ok, poi alziamoci e andiamo a parlare con Roderica. Non posso, è ancora qui. Poi, ok, vai. Roderica time. So I'm still looking. Non è okay. Qui. Come non è lì? No, no, è ancora Cappuccetto Rosso da me. Cazzo, non dobbiamo giocare in co-op dentro la round table hold mai più. Oh okay. Mio Dio, due Roderica. Allora, cosa? Devi siediti al tavolo, siediti al tavolo. Ok, ok. Ok, la vedo vedere. Ancora. No, la vedo ancora. È ancora lì? Sì. Esco e rientro? No, senti. No. Questo poi lo facciamo la prossima volta quando siamo in coop. Ok, non posso. No, no, torniamo alla Nameless Dwarfs. Ne riparleremo. Va bene. Vai pure. Tanto ormai è l'arma rotta. Sì, ho c'è troppo. Problema. Il gioco è finito. Il gioco è finito. Ci sono due Roderiche. Bene ragazzi, ho fatto un piccolo upgrade. No, tu lo lascia perdere. Joel, duelliamo. Sì. Dovrei utilizzare la magia quella cattiva. Ok, allora non duelliamo, ma fammi provare contro di loro il mio potere. E vabbè. Beh, Madonna, l'hai shottato. Senza scudo l'ho shotto. Cristo. Eh beh, è stato il tuo percorso di gioco. Allora. Sei andato da Mog prima? Che ci dobbiamo fare? Stylonia rompe sempre i giochi. Sì, ma dovevamo scendere o siamo di nuovo su? Siamo di nuovo su, sì, vero? Stiamo di nuovo su perché adesso siete... Perché adesso? Perché sei tornato qua e quindi... Ok, ok, allora, riscendiamo. Sì. E se no... Oh, aspetta, voglio provarla contro di lui. Dove vai? Bello mio. È con me che devi lottare. Vabbè. Okay. No, bro, almeno un attacco me lo devi fare, dai. La torre. Possiamo scendere, signor Pav. Adesso voglio vedere quanto fa il pavido con l'arma più 10, porca puttana. Marika. Sarò il grande condottiero di questo Elden Lord. Guardami. Lo difenderò con tutto me stesso. Guardami, Marika. Oh, cazzo, non ho mana, Marika, scusami. Guardami, Marika. Guardami difendere Joel. Con che risultati? Guardami, Marika. Che miseria, l'arma più 10. E poi che arma più 10? Manco a dire. Ma no, sai, ma sì, carina, trovata lì un po' per gioco. No, ha rovinato tutto. L'unico modo in cui posso fare danno. No, peccato. Oh, bello. Quindi vuoi rientrare qua?
Ma sì, tanto sì, ormai sì. Ci metti poco a uccidere, quindi. No, bastardi, ma che cazzo fate il teleportino di minchia? È una cosa che non puoi fare. No. No, ha poco range questo, eh. No. Me lo fai provare st'attacco, bastardo? Ma niente, è impossibile provarlo. Va bene. Con quelli a intermittenza. Vabbè. Ammazza. Ho ricaricato l'Estus, dai. Buono. Ok. Possiamo andare. Quando io so qual è l'arma finale di Joel, quindi ancora non potenzio, ma potrò fare il più 10 anch'io adesso, ovviamente. Che bello. Gli amici di più 10. Mamma mia. La città del burro, questa. Un'altra funerea 7, che ride. Ne vuoi una? È Settopoli. Allora. Settopoli. Sì, ma dov'è il mausoleo che state proteggendo? È chiaramente quello del cadavere di Godwin, dai. Non c'era un'anima in pena all'inizio del gioco che diceva che c'è un mausoleo con il figlio di Marika? No, diceva che i mausolei veneravano il figlio di Marika. Ah, ecco, ecco. Lo piangevano. Lo piangevano. Nella loro errante passeggiata. Cosa? Una... c'è un troncone. Ah, sì, no, scusami, mi stavo divertendo. sì. Continuiamo la scalata. Io ho provato ad andare su Windows un secondo. Sono stato purgato in modo più cartunesco possibile. Ok. Andrò così. Mentre Pav gioca in single player. Porca troia! Volevo fare lo splendido. Volevo fare lo splendido. Sopravvissuto. No, figo il ma. Tranquillo, Joel. Tranquillo, Joel. È tutto a posto. Perfetto. Grazie. Prego. Ero dietro a spammare robe. Ok, andiamo qua sotto, vediamo un po'. Sì, sì, qui tocca esplodere. Sento ancora un plin plin plin. Magari una cenere? Eh sì, uno degli scarabei. Sì, ma dico, magari una cenere. Stai attento. Runa aurea 8. Ma ti funziona la chat? No. No, neanche a me. Figurati. Che merda. Ok. Bello equilibrio, stronzo. Un po' di rispetto. Mi sono andato a infilare in un pull un po' bastardo, ma tanto sono forte. Ah, ma è lo stesso tuo, ok, perfetto. Sì, sì. Forte anche per me. Ah, giusto. Attacchi lentissimi. Ehi! Lo scudo era alzato, ma tu mi hai colpito alle spalle. I dannini. No. vabbè. Oh. Disintegrato. Maledetti R2. Due spadoni. È andata bene così. Ma sicuro, guarda. Ok. Oh, è lì.
Vediamo che cos'è. È una cenere. No, no, non scapparmi. Scappare. Maledetta merda. Cos'è? Ah, è una pietra da forgiatura in realtà, non una cenere. Sì. Oddio, 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 oddio. Avvelenopoli. Madonna mia. A posto. Ora appare Marika, ti dà l'Elden Ring. Va, ti prego, risparmiami. Sposami aspetta, subito, aspetta, sciocco. C'è un oggetto? C'è un oggetto? Devo fare un po' di acrobazie, ma secondo me posso prenderlo. No, forse sì, invece. Posso. Shabada, guarda qua. Elden Platform. E guardami attentamente. Morire. Guarda come sono morto bene. Bravo. Con quale precisione. Va bene, Pav. Non c'è problema. Speravo di farci. Una sola caratteristica. Ho un po' di maledizione, meglio adesso, bilancia l'arma. Ci prova. Non ci riuscirà comunque. No. Ti aspetto qui su. C'è l'ascesa, l'aria ascendente qua. Verso sud. Ma giù? Sì. Ok. I'm coming. Hai visto che bravo che sono stato comunque? Bravissimo. La roba devastante. Il platform ti sta... riuscendo bene. Scendo. Oh no, sono lì le mie rune. Esatto, guarda, potresti anche trovare altri segreti dove si trova il tuo senpai. Sì, un attimo, prendo le rune e poi ne parliamo, perché non tipo 100k. Ah, ma c'è il mausoleo lì. Sì, non l'avevo visto. Lo so, è stato molto divertente. Dov'è questo mausoleo invisibile? Ceconia. Beh, andiamo a vedere questo mausoleo, sembra importante. O prima stavi segnalando cose incredibili? Ma sì, dai, andiamo con ordine, guarda che c'è laggiù, un bell'alberone. È un albero madre minore. Ormai un po' appassito. Quello che ne rimane. Va bene, andiamo. Ti vedo senza cavallo, è fatta. Ma quello è un crogiolo. Sì. È un altro di quei crogioli. E l'albero è cavo. È il grande vuoto. Si può perriare secondo te? No. Come no? Basta, si può? Ma ti faccio vedere. Ah, volevo perriare. Dai, goditela. Ok, facciamogli solo perri fastidiosi. Ce l'ha con me, mi sa. Merda. Ora guardate, dai. Sì, aspetta. E no, è che mi ha colto alla sprovvista. Ok. Bravo. Tra l'altro lo vuoi farti notare con boss, eh? Ha un nome. Ah, cazzo, non l'avevo visto. Cavaliere del crogiolo Silura. Siluria. Siluria, sì. Merda. Occhio. Okay. Serenità massima. Sono nel chilling. Oh merda, non sono più così nel chilling perché sono in fat roll. Cazzo. Ok, ora si può fare. Ora non sono più in fat roll. Te lo ripasso. Grazie. Sono stato sprovveduto. Non pensavo che ce l'avesse con te. Non preoccuparti. Adesso non può che avercela con me. Porterò la maledizione. Ah no, è un boss, quindi posso guardarlo. Fico. Ok. Spectating Pav, dai. Oddio, ho un pugnale. Ma i tuoi HP non li vedo. Sto bene. Ok, ok. Ah, sono schermo lì. Bello. Un pugnale. Ah no, sono i miei HP, certo, perché lo spectano qui. Giusto. Un pugnale. Guarda il salto, eh. Non è vero. Non è vero. Ok. Siluria ha avuto la meglio. Hai un cavaliere del crogiolo alla fine. Con un sconfitto... nome. Sì.
Volevo fare un po' lo splendido, probabilmente è stato questo l'errore. Ma perché il cavaliere del crogiolo magari li sottovaluti. Sì, l'ho un po' sottovalutato. Adesso lo riempio di mazzate, vaffanculo. Adesso ti faccio vedere io, bastardo. Dov'è la mia arma? Eccola qua. Dov'è? Perché vedo la lotta? Ah, perché tu sei già andato... Ma come cazzo hai fatto in un nanosecondo andar là? Avevo voglia. Va bene. Arrivo. Ah, ok, ma è subito qua. Sì, sì, è subito qua. Ok, bro. Giusto, devo saltare. Adesso ti facciamo male. Devo saltare. Ok, facciamolo allora. Purga sia. Ho girato prima io. Albero di Siluria. Quindi in teoria gli altri cavalieri si ispiravano a lui. Erano suoi sottoposti. Perché se quello è l'albero di Siluria. Vediamo un po'. Albero di Siluria, arma di uno dei due membri, e vedi, più celebrati dei cavalieri del crogiolo. E quindi in teoria potrebbe essercene un altro che ha dato l'esempio per la spada a due mani, anzi a una mano, tipica degli altri cavalieri che abbiamo affrontato. La forma primordiale dell'albero madre, sì, è affine per natura alla vita stessa, e questa lancia forgiata nel suo crogiolo è pervasa da un'antica essenza sacra. Ma è possibile quindi che il grande albero sia divenuto albero madre quando questo crogiolo gli si è infilato dentro? Questo brodo primordiale? Sì, anche. La forma primordiale dell'albero madre è affine per natura alla vita stessa. Quindi l'albero madre ha una forma primordiale. Prima ancora del grande albero? Chissà. Diciamo che il grande albero sarà nato dal crogiolo. Sì. È la cosa più probabile. Dolore di Siluria. Un affondo a spirale con l'arma, ammantandola di un vortice di vento. Gli attacchi caricati che davanti ai nemici possono scagliare il tornado in avanti. Bene. Andiamo. Oh, c'è un oggetto. Ci premiano. Ora, teletrasporto. Ma quanto cazzo godo. Ma quanto si può godere. Ma quanto cazzo si può godere nella vita, proprio in generale. È successo. Quanto cazzo si può godere. Let's go. Elmo dei cavalieri del crogiolo che servirono Godfrey, il primo lord ancestrale. L'ornamento a grande albero è il simbolo del cavaliere Siluria e dei suoi uomini, quindi ci avevo dato. Al suo interno scorre l'energia vitale del crogiolo. La forma primordiale dell'albero madre, a posto. Quindi il crogiolo è la forma primordiale dell'albero madre. Potenzia gli incantesimi della forma del crogiolo. Ok. Corazza dei cavalieri del crogiolo che servirono Godfrey. Stessa cosa. Al suo interno scorre l'energia vitale del crogiolo, la forma primordiale dell'albero madre. Quindi, la forma primordiale dell'albero che abbiamo davanti era questo brodo di vita, questa unione di tutte le forme viventi, vegetali, animali. Ma prima ancora del grande albero, in teoria. Sei d'accordo? Sì, esatto. Cioè, crogiolo into grande albero e albero madre è solo un nome politico. Decisamente. Decisamente sì. Controllo che le gambe... no, vedi? I guanti sono diversi. Con il passare del tempo, questi cavalieri attirarono un odio crescente, poiché possedevano un potere, nonché un aspetto, che li accomunava al caos. E abbiamo la risposta alla nostra introduzione, fratelli.
presagi e cavalieri fanno la stessa fine insieme, plausibilmente. Esatto. Qualcuno a un certo punto, non sappiamo chi, ma qualcuno comincia a dire: ma questo crogiolo è caotico perché è tutta la vita. Sono ali, ma anche code di drago, ma anche corna. Non si capisce niente, la vita deve essere ordinata. Infatti esatto. Si parla di ordine aureo. Esatto. Ma chi è che ha stabilito un precetto simile? Radagon? Ma Radagon non stava con Marika. Radagon mi sembra un po' posto a quei tempi. Bravo. Ma Marika esilia apposta i senza luce per farli tornare, quindi non può essere lei. Chi è? Chi è che bandisce? Chi è che decide che il crogiolo è caos e porta Marika a esiliare Godfrey per non farlo plausibilmente ammazzare? Beh, c'è da o per dire farlo che morire due, in sicurezza. Le due dita non sono avatar di Marika, ma della volontà superiore. No, certo, superiore. Della volontà superiore. E magari quindi... un dogma religioso della volontà, potrebbe. Quindi la volontà superiore a un certo punto vede questo crogiolo diffondersi, vede i presagi, vede Godfrey avere i cavalieri corazzati che attingono a questo potere, la volontà dice: no, questo non mi sta bene. Dovete farli fuori. Marika toglie loro la grazia, ma Marika si ribella a questa volontà, forse ama davvero profondamente Godfrey. E quindi lo manda a morire, ma solo nell'ottica poi di vederlo tornare un giorno. E quindi Marika viene portata al limite da tutti questi eventi, prima perde il suo amato, sì. Poi perde suo figlio. No? Lei è portata all'esasperazione che la porta a fare il gesto finale. Che roli. Vediamo le gambe che ci dicono. Allora... scusate un secondo, controllo se la roba funziona. Mi si sta imbananando tutto Stream Labels. Oh. Ovviamente, perché non si connette proprio alla sessione di Twitch. Esatto, a me non ha mai funzionato oggi purtroppo. Purtroppo, mio malgrado. Più o meno. Sembrerebbe funzionare più o meno. Vabbè. Allora, anche qui stessa cosa. Con il passare del tempo questi cavalieri attirarono un odio crescente, poiché possedevano un potere nonché un aspetto che li accomunava al caos. Right. E quindi prigioni dimensionali. Well, let's go. Sono d'accordo nel dire che questa armatura è molto PAV. Ah, sì, certo. Ma quanto peso? Ma anche Radahn è molto PAV, secondo me. Sì, però crogiolo soprattutto, eh. Io sì. Sono proprio un Marika's boy. Vero. Peso troppo. Peso troppo. Senza talismano. Peso troppo. Tu sei un po' oltre la logica, perché hai due armi ultra pesanti più l'armatura pesante, cioè tipo meme, cioè. Ah, fuck. Vediamo se riesco almeno a mettermi un'armaturina che fa bene pandan con l'armatura grossa. No, sono in full pesante, cioè devo essere nudo praticamente. Boh, bellissimo così PAV però. Oh, puoi cominciare a livellare il peso trasportabile, eh? Ragazzi, così PAV è bello. Tu sì. Non hai molte caratteristiche primarie, quindi puoi farlo. Carico medio. Carico pesante.
E qualsiasi pantalone mi manda in pesante, persino sta merda. E allora ancora no, ragazzi. Non è ancora il momento, mi spiace. Non è ancora il momento. Non è ancora il momento. Arriverà. Arriverà. Ok, Joel, dove sei? Sei a fare il mausoleo? Sto pulendoti i dintorni del mausoleo per velocizzare l'esplorazione da sti piccoli, noiosissimi cavalieri. Madonna, che teghe. Dai, è bello questo duello a cavallo dove io faccio il macellaio e lui muore. Mamma mia. Full disrespect. Oh cazzo, oh cazzo, oh cazzo, oh cazzo. Attento, Pav. Ok. Nessun problema. Sto arrivando. Come funziona questo? È come gli altri o è speciale? Ce l'ha un po' di roba mortina intorno? Non sembrerebbe. Quindi come fungisce questo? Mi ricordo che avevamo... Ormai è passato troppo tempo, ma ne avevamo buttato giù uno che non aveva... Eh sì, perché erano sopra. Questa roba qua. Perché erano sopra, corretto. E quindi probabilmente è anche questo il caso. È possibile. Perché qui non c'è niente qua sotto. E quindi mi dispo, ma devo andare di sopra anch'io. Però controlliamo prima che di sotto non ci sia nulla di rilevante. Oh, ma qui c'è qualcosa dentro questa cascata? No. Però c'è un oggetto. Dardo pesante folgorante. What the fuck? Cos'è da leggere? Eh sì. Ma non prima di... Mamma mia. Partigiana. Ho droppato un'arma, credo. Buono. Partigiana, eccola qua. No, non è qua. È... Che cazzo è? Eccola qua. Lancia a punta larga. In aggiunta agli attacchi in affondo, questa versatile arma può mietere i nemici con ampi fendenti. Ok, d'accordo. Abbiamo poi il dardo che si troverà nei dardi. Dardi pesanti, bellissimi, con punta rivestita di frammenti di breccia. Infliggono danni ingenti da fulmine. Bella. È proprio una freccia fatta qui. Aveva anche le foglie dorate. Beh, dobbiamo salire, maestro. Saliamo. Dobbiamo prendere qua via dei tronchi 37. Ci e sta. Poi fare il butto. Che ne dici? Facciamolo. Non si può fare il weirdir qui? No. Non è vero, non believo, infatti. Si può ampiamente fare il weirdir. Ah, hai forzato il weirdir lì. Ma certo. Bravo. Solo i pavidi non weirdirrano, io non lo sono più da tempo. Ok, let's go. Adesso di qua. Che cazzo è il module? Ah, è lì. E devo saltare. Ah no, devo andare su quell'altro ramo, credo. Ragazzi, il senso dell'orientamento è terribile. Dai, qua sopra. Ah, l'ho già sì. Fatto scendere per sbaglio. No, ho spaccato tre teschi. Oh no Cristo. Mi sono salvato. Stai bene. Okay, erano okay. Pochissimi. Sì, non pensavo di romperti il giocattolo. Come ci si arrivava? Vabbè, niente. Da questo ramo qua? Sì. Sì, sì, da questo. Sì, eccolo qua. Trovato. Ok, sono proprio sopra il mausoleo. Guarda, Joel.
Bravissimo. Per sopra. Ma che figata, bravo. Bravo. Dove nessun pavo è mai stato prima. Esatto, ma non dovevo salire fino a qua. No, puoi scendere. Posso? Sì. Se no muoio. No, perché dovresti morire? Ok. Ok, no, ok. Vabbè, tanto ora devo scendere giù, giusto? Mm-hmm. Ok. Let's go. Apro. Vai. È come gli altri. Sempre duplicazione delle remember, ma non ci interessa, giusto? No. Non ha niente di speciale questo mausoleo. Questo no, è un mausoleo vagante. E se c'è solo la decapitazione l'ennesima. Un posto importante, ma insomma. No, chiaro, però dentro non ha niente di che rispetto agli altri. Beh, allora possiamo andare in via dei gargoyle? Sì, è il momento. Poi, let's go. Poi la prossima volta faremo. Ma non siamo già al finale. Non è che dura poco, eh. Ah, ok, perché sono 2 ore, io voglio fare un po'. Cioè, allora, non posso fare tardissimo oggi, ma almeno 12:40, mezzanotte. Cioè, dai. Vai, finiremo a un orario consono se, okay, se scaliamo perfetto. Adesso. Allora, vabbè sì, a sto punto esplora, dai. A sto punto, questo qua? Andiamo qua. Qui sopra non ci siamo stati, maestro. No! Io odio Miyazaki. Non c'era bisogno del platform, cioè avrei giocato a Super Mario avessi avuto voglia di saltare, porca puttana. Merda. Merda. Mi siedo. Avevo troppe maledizioni. Ok, vuoi teleportarti? Sì, teletrasportati dove sei tu. Sì, così dici anche tu, ti resetti. Esatto. Era soltanto una pietra. Ah no, non è vero. Non mi ricordo più cosa c'era sopra adesso che ci penso. Vabbè, ma la prendiamo. Sì. Ce la faccio. Ok. Faccio un livello. Ah no, che livellino che le rune stanno a fanculo. Abbiamo evocato Torrent insieme. Perfetto. Allora. Saliamo. Ogni tanto mi sparisci dalla vista, non capisco. Sì, anche tu ogni tanto ti glitchi un po', ma oggi abbiamo diverse avventure. No, ragazzi, è il ritorno su Twitch più traumatico della mia carriera, cioè... Sì. Non funziona niente. Io... a volte mi chiedo se sono in live o no. Cioè, è tutto fermo. Esatto, niente, nulla, nessun input da parte di nessuno. È un'esperienza. Grazie mia zia. No! Oh! Ok. Pietra da forgiatura 6. Ah, da sfigati. Che pietra da sfigati. Dove sei andato? Sono sceso qua davanti. Oddio. Si può. È legale. Ok. Bravo. Ok. Ah, ma lì c'è un altro oggetto. Appunto. Il Tanti maestro gargoyle. Diegetico. Molto diegetico. Molto diegetico. Un salto diegetico. Benissimo, si fa il risalgo. Mm-hmm. Dobbiamo tornare alla grazia sostanzialmente per fare il risalgo. No, ma pompa quei polpacci pazzi del... No, ma non inteso in senso di... Ah, sì. Teleportiamoci, sì. C'è la direzione quella. Sì. Pompa quei polpacci pazzi. Sento un... Lei è gratuito. Eh sì, per quel che dura, poverina. Sì. No, non lo prendo da qui. No. Ok. Evviva. Sale. Yes. Ma tu guarda come è marcita questa parte di albero comunque. È tutta godwinosa la situa. Attento. Yes indeed. Veloce, questo sputa. Mio Dio. Non mi ha fatto niente. Faccia da serpente. Io ho 8 combo. Arrivi tu, pam. Shotted. Va bene.
Aspetta che mi faccio anche il baffettino, guarda. Bastone del principe della morte. Esatto. Let's go. Leggino. Decisely. Quindi era un caster? Dai, bastone decorato con ambra corrotta. Sembra sia una parte del principe. Una parte? Pare, cioè, questo bastone è una parte di lui? Parrebbe. Cos'è diventato, arboreo? Potenzia le stregonerie di morte. Uno dei bastoni giudicati eretici dall'Accademia per le sue capacità di potenziare le stregonerie in base alla fede. Oltre che all'intelligenza, ha senso. Quindi in realtà non bandito dall'Accademia perché sia inerente alla morte che gli frega loro. Esatto. Ma perché non devi essere intelligente per castare questa roba, basta credere nel dio Godwin. Dio no, ma principe sì, dai, avatar sì. Attento che c'è sopra su un tetto un oggettino interessante, eh. Bello bluastro. Una foglia capillare. Esatto, mi dispiace. Ma... volevo avvisarti di non prenderlo. Guarda, Miyazaki. Come ti sei permesso? Ma e io ora devo rifare tutto da capo? Capito? Miyazaki sta ridendo in questo momento. Capito? Ma che pezzo di cazzo? Ma che cesso, Miyazaki? Pietra da forgiatura 7, ma normale. Mi taunta anche il bastardo, capito? Qui ci si potenzia parecchio, eh. Eh sì, eh. Non penso sia utile questo salto che ho fatto. Devo rifare tutto quanto il giro. Però qui vedo un oggetto su un ramoscello. Quindi magari. Dai, sto cercando di trovare il buono in questo rifare tutto per una foglia capillare di merda che non si sa per quale motivo è un oggetto blu. O viola, quel che è. Ok. Dai, non fottere con me. Maledetto. Aspetta, che devo rendere un attimo contento Miyazaki. E ho visto con la coda dell'occhio un altro oggetto che sarà sicuramente utile. Andando a prenderlo, eh. Vediamo, ragazzi, eh. Mamma mia, una pietra da forgiatura 6. Buona. Quando vuoi. Buona. Sì, quando vuoi raderti il pube non è male. Solitamente pav sempre. A sblumbo va di moda depilato, ve lo dico. A Tortisio invece hanno il cazzo super peloso. Sì, ma per quello, anche per quello si odiano. Sì, indubbiamente. Penso che mi stia per dare fuoco, però c'era un oggetto. Stavo per morire per un'altra foglia capillare, probabilmente. How could I, però. Ok. Beh, bro, dai. Un paio di botte le prendi prima di morire, bravo. Come sei resiliente. Sì. Ma qui posso fare il controsalgo? Ma certo, c'è anche una grazia. Però ci sono degli oggetti che ho missato. Aspetta. C'era un salire qua. Aspetta. Prendiamo la grazia così se moriamo qua stiamo, ok? Però poi c'era del salgo da fare. Aspetta che faccio qualche livello. Per tirare su il peso è tempra? Eh? Yes. Per tirare su il... ecco sì. Due livellini a tempra. Adesso come siamo messi? Posso? Non credo però. No, non credo proprio. Pesante. Allora, da qui si va avanti palesemente per Mortopoli. Ma noi vogliamo. Ma perché non. Ah, non c'è più torrent? Qui sei un po'. Fuck. Se vabbè, allora andiamo avanti e poi puliremo la zona alla fine. Okay. Oppure aspetta. Se puoi andare avanti. Ok, si può fare così, guarda. Ok. Adesso facciamo pum pum. Così risiamo qua. Poi facciamo. Pum pam. C'era un oggetto che ho lasciato, eccolo qui. E poi ce n'è uno davanti. Non importa. Sta foglia capillare la voglio proprio. Ok, no, è una runa aurea 5, incredibile. Qui sotto? Segreto pazzo, vabbè, ci guarderemo poi.
andando avanti c'è un altro oggetto ancora, eccolo qui. È una runa aurea 8, non è vero? Dai Miyazaki, scusami. Ah, però questo non è un salgo. È da lì il salgo, è da lì. Ok, fuochi d'artificio, fantastico. Un incredibile esercizio di stile, fratello. Bravo, bravo, ma quanto fuoco bello, eh. Ma bravo, eh. Ma sei forte, Si impegna molto. Sì, sì, bravo, bravo. Lui sputa. Però non c'è un cazzo. No. Tutto finito. Le cose importanti, sì. E allora arrivo da te, Joel. Eccomi. Ok, d'accordo. Siamo pronti, allora... Vabbè. Andiamo. Con calma. Guarda. È qui che è morto Godwin, o meglio. Che cazzo è quello? Godwin? Quello è Godwin. È una faccia. E intravedo i capelli biondi. E la tiara. Ormai completamente sproporzionata rispetto al corpo. E le squame. E la veste. E le mosche come le radici di Roger che abbiamo davanti ai nostri occhi con le scaglie. Quello è Godwin. Mio Dio. Non penso sia un boss allora. Non credo proprio. Guardate, ha infettato tutta questa radice. È stato sepolto qui, ma non è riuscito a trovare la vera morte. A cedere alla vera morte, non ce l'ha fatta. Incapace di cedere alla vera morte. Si piega alla non morte. Beh, Joel, se avessero fatto questo a tuo figlio non impazziresti anche tu? Joel, come hanno fatto? Come hanno fatto? A me sembra morto. Anche a me. Ma evidentemente non lo è se vive nella non morte. Non credo si muova, ma cerebralmente è ancora vivo e soprattutto sta ancora propagando se stesso. Ma quindi le radici della morte sono lui? Anche. Sì. Le radici che mangia... Gurrank. Che mangia Gurrank sono lui. Gurrank si sta mangiando i legni che fuoriescono dal nuovo corpo del principe della morte, ex Godwin. Era così bello nella cutscene iniziale. Già. Possente, biondo, capelli lunghi. Già. Con tutte le manifestazioni del Kegar e della stagnazione, della morte acquatica che tanto piace a Miyazaki. Come il come le profondità di... Giusto. Giusto. Guarda, si vede bene la faccia. Sì, lui. I capelli. Sì, sì. Quindi sono manifestazioni del suo volto, in sostanza. Sì, il morbo mortale. Arriva da lui. C'è un portale. Oh, che cazzo. Campione di Fia. Lo sta proteggendo, certo. Brava, bravo. Ehi. Come osi vivere nella morte, lurido eretico. Non solo ti ucciderò, ma mi prenderò gioco di te con una sola spada. Davanti a Godwin che non meritava tutto questo. E tu non sei degno delle mie due spade.
No. No, Roger. Purtroppo. Ma non voglio combatterti, mi hai aiutato un sacco. Sei stato il primo a parlarmi di Lore. Vero. Ma vive nella morte, Joel. È sbagliato! È già morto. Ti aveva ragione. Eppure. Ancora? Lionel. Quanti siete? Il prossimo? Molto gentile. No, mi ha colpito. Ero steso. Stai calmo, signore. Guarda, guarda. Putridi teschi di chi vive nella morte. No, 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 sposati! Te ne sono ancora? Sei un po' forte, diciamo. Foschia di Fia. Leggiamole. È una palese necromanzia. Stregoneria, sì, necromantica. La prima che hai trovato. Salvo stregoneria quelle antiche. Sì. Stregoneria di Fia, la compagna di morte. Crea una nebbia mortale di fronte all'esecutore che infligge il morbo mortale a coloro che vi entrano. Questa stregoneria può essere lanciata in movimento. Il raggio della nebbia aumenta se caricata. Questa stregoneria fu creata per opporsi alla tavola rotonda. Oh! E ha effetto solamente contro i senza luce. Beh, certo, chi vive nella morte non può che essere contro i senza luce, gente fanatica e estremista come D. O come Pav, per ora. Sediamoci. Quindi Fia attirava condottieri, uomini, guerrieri affinché proteggessero in qualche modo ciò che rimane di Godwin. Sì. Com'è che si chiama? Perdonami, non ho visto il falò. Trono del principe della morte. Se ancora ci fossero dubbi. E questo portale? Dove ci condurrà? Non c'è solo un portale. Ah no? No. Ce n'è più d'uno? No, c'è una cosa che forse non hai notato. Ma che cazzo, ma è Fia? Non l'avevo visto. Ah, there you are. I knew you would come. What is it you intend? To deny us and our ways, like the dogmatic brutes of the Golden Francesco Order. Le dà ragione, ma Pav no. Allora. Esatto. No, io lo devo rispondere esatto, come Pav. Dimmi. Allora, no. Ok, allora me la devi ruolare, Joel, che mi dice di non farlo. Esatto. Esatto, perché ti spiego. Molto figo. Allora, i Souls a volte hanno un po' un errore. In questo caso è un errore gigantesco. Farle adesso, dirle adesso esatto, ti taglia fuori da troppa roba. Ed è un gran peccato. È colpa loro, nel senso che non è che hai un'alternativa che ti conduce su un altro percorso e ti porta a risultati diversi. Cioè, se vuoi sapere tutto, devi fare il suo gioco e non ruolare un cazzo. Purtroppo è così, nel senso che è come Skyrim, nel senso devi fare tutto per vedere tutto
E questo non ti porta su un percorso diverso che non sia di solo roleplay. Devi, se le dai corda, sblocchi un infinito. E il modo in cui te lo posso ruolare è... Tu hai telepatia? No, la stregoneria, no, okay. Scintipietra non potrebbe mai entrarti nella mente in quel modo. Okay, però... Okay. Però... Cosa succede? Quindi io voglio dirle esatto, ma... Esatto. Quello che accade, Joel, di roleplay è piuttosto interessante. Perché Joel sa perfettamente quello che le staresti per dire. Certo, tuttavia, certo. Anche in nome del tuo comportamento nei confronti del tuo amico e compagno d'avventure, non solo, quello che tu vedi in roleplay è Joel che ti si mette a fianco, above, è di profilo, non volta lo sguardo, volta leggermente le retine per guardarti, e mentre ti guarda si fa abbracciare. Ok, si fa abbracciare lui, esatto. D'accordo. Ora, visto che, ecco, succede questo, non so se lo vedi apparire. Lo vedo, è bellissimo. Ecco, ok, presente. Allora... Pav non fa niente perché non potrebbe mai farti niente, ma stringe fortissimo il manico della spada, esatto. Perché non è d'accordo. In questo caso lui, Joel, ha abusato, insomma, del rispetto che hai per lui, dicendo sì, che bravo. È la cosa giusta. Esatto, decido io. Va bene. Pav stringe fortissimo il manico della spada, quasi proprio scorticandosi la mano da quanto è in diniego, ok? Esattamente quello che è giusto succeda. Prova a fare lo stesso, prova a fare il dialogo, vediamo se funziona, non so nella coop qua che succede. Sì, io ho fatto stringimi a te. Ok, fai tutto allora. Io qua vedo tutto buggato, quindi non mi fido. Ok, vedo l'abbraccio, perfetto. Joel, tutto a posto? Sei emozionato che ti abbraccia? Iperattivo Joel, ha un durello incredibile. Sesso 2. Esatto. Fia 2, l'abbraccio. Questo è il vero sesso 2, ragazzi. Ok, proviamo a parlarle. Mi dice ancora fatti stringere. Ok, vediamo un po'. Rifaccio. Oh, no. Una threesome, ragazzi. Ragazzi, è tutto canon. Tutto canon. Speed roasting in diretta su Elden Ring e stai prendendo danno. Ok, talking secret. Io non posso fare talking secret. Allora me ne vado e lo fai tu. La co-op mod in questo è un po'... Sì, mi dice ancora fatti stringere. Ok, fatti stringere, aspetta. Ancora? Sì. Vabbè, un sacco di sesso per Pam stasera. Stesso 2-2. Questo è il vero sesso 2-2, ragazzi. Faccio un esco dal gioco? Ah, perché non dice niente? Continua a volersi far stringere e basta. Ok, allora facciamo una cosa. Questa va vissuta in single player. Too much. Va Esci. Bene. Adesso usciamo. Chiudo dal il gioco. Mondo. Sì, adesso io esco normalmente. Senza fare desktop o pazzie. Semplicemente resettiamo. Sì, un sì, sì, anch'io. Ring. Okay. Oddio. Ho sbagliato tasto. Ok, ancora fatti stringere, esco. Ok. Ok. Fatti stringere di nuovo. Se non mi siedo alla grazia, eh. Ok, parla in segreto. Ok, ottimo. Have you ever seen a Hallowbrand? When the first of the demigods died, his flesh was marked with the half-wheel wound of the centipede.
Godwin's Hallowbrand. Questo è il marchio di cui parlava Ranni. Recovered at the round table hold. But there is another Hallowbrand out there somewhere. Vedi, le sue carni furono piagate da un sacro marchio, ma ne esiste un altro identico allo squarcio semicircolare del mille piedi. Non abbiamo mai visto questo sacro marchio, nonostante sia custodito alla tavola rotonda. Ce l'avrà l'All Knowing? Lo custodirà lui, visto che è un po' il capoccia. Ci sono due sacromarchi. Chissà. C'è molto da discutere a riguardo. Quindi c'è un altro che è stato colpito dal grafo pugnale nero. In teoria. Chapeau. Sei d'accordo? Potrei? Potrei essere d'accordo. Se noi Ranni ci ha detto che una volta colpito dal grafo pugnale... Godwin ha sviluppato un marchio. Lei ci dice che una volta ucciso ha sviluppato un sacro marchio del mille piedi. Quindi in teoria c'è un'altra persona vittima di un grafo pugnale nero. Chi è? Sì, c'è. Potrebbe. La conosco? No, non ne ho idea però. Non ne ho idea. Non ti posso aiutare in questo. Vuoi fare di nuovo? Vuoi fare la successiva chiacchierata? Sì, certo. Devo fare abbandona? Ah, non hai un altro Talking Secret? Sì. Ma mi dice sempre la stessa cosa. Ah, ok. Non ricordavo che fosse concluso. Sono molto atteso perché questa quest ero terrorizzato si spaccasse in coop. Ok, si stava spaccando in coop. Molto bene. Mi dice il pubblico che lo so. Devo togliere la chat o no? Allora, oh Gesù. Chat, come on. Ok, non è così ovvio quanto mi stai dicendo tu. Allora, hai un'informazione che potrebbe farti capire. C'è un dialogo di un NPC che è molto esplicito, ma non è importante. Ok. L'importante è questo. Allora, l'importante è che non mi sto scordando ragazzi, mi hanno detto che... Allora, è vero che è guidato, è vero che lo si aiuta, è vero che trova tutto grazie a questo, ma... Lasciategli non cogliere un ricordo come da blind, così che poi nel suo percorso, visto che ha invertito in qualche modo alcuni percorsi classici, abbia il che è molto bello che ci sia. Let it go. Cioè, come in Dark Souls, mano a mano che siamo andati avanti, con Dark Souls 2 soprattutto, ti ho sempre guidato in ogni piccolo passo, ogni singolo percorso che ti permettesse di raggiungere un risultato. Certo. Stavolta ti lascio andare, perché tanto ci arrivi, e il modo in cui ci arrivi senza ricordarti quel dialogo è bellissimo. Ok, quindi c'è un dialogo che se ricordassi lucidamente mi darebbe la risposta. Sì. Ok, non credo di ricordarlo. Non ti preoccupare. Non è un problema, ok. Il fatto è che qui lei ti sta chiedendo qualcosa che tu non hai. No. Quindi ti trovi in un momento dove... Aspetta, sai quale sarebbe la cosa incredibile? Ma non credo che sia quello il dialogo, perché quello me lo ricordo molto bene. L'ennesimo tentativo di capire il segreto di Radagon. Radagon è già morto. È morto. Il segreto è che ha il segno del mille piedi. È un morto, esatto. Ha il segno del mille piedi, la statua lo mostra. Credimi. Vivremo un momento molto speciale quando scopriremo dove si trova e cos'è quella statua. Però non credo sia questo, perché ne riparleremo. Avrò molto quel dialogo lo ricordo bene e sarò molto acceso a riguardo, tempo al tempo. Però qui la perdonami se ti interrompo, quanto sarebbe assurdo se fosse davvero così. Cioè Marika impazzirebbe. Sì. Le hanno ammazzato Godwin ed è morto anche Radagon, ma non se ne è accorta. Esatto. Allora guarda, su quella statua avremo tanto da dire e vivremo un momento molto importante. Andremo molto in depth con quello che sarà la speculazione a riguardo della storia, del mondo di gioco, del world building e del design del gioco stesso, Elden Ring. Però quindi... sicuramente se è un grafo pugnale nero è un semidio la vittima, se no a che serve? Chapeau 2. O un dio, però non credo, un dio un po' troppo. Lascia forse stare gli dèi. Infatti è un po' troppo. È l'unico dio. Infatti. Quindi un semidio. Un semidio non può essere Radagon, perché è assolutamente vivo.
Cioè, è marcescente, non può essere Malenia. Vuoi farlo, eh? Vuoi andare su questo percorso, quindi... Vabbè, ma scusami, ormai mi avete sfidato in qualche modo. Vabbè. Non è... No, Rykard, non so in che stato sia. Ha fatto qualcosa di estremamente blasfemo. Ma non ho idea. Ha fatto qualcosa di blasfemo, è vero. Non è Godric. Decisamente no. Non è Godric. Non è Morgoth, perché è un presagio, non è neanche un semidio. E sono finiti. Rennala non è un semidio. Radagon lo è. È davvero Radagon? Sarebbe incredibile. Quanto vuoi essere aiutato, ragazzi? No, non voglio essere aiutato, perché mi hai detto che sarà bello scoprirlo. Però cazzo, ha senso che possa essere Radagon. Non mi viene, guarda, in mente altro candidato. Per fortuna che non leggo la chat e tu non leggere la tua adesso, eh. No, 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 ho smesso perché avevo l'ansia. Perché mi tremano le dita. E la lingua proprio vibra. Non... cioè, Godric. Hai fatto una cosa che è folle pensare... È cartunesco, ci sta. Perché? Non te lo posso dire. Allora, perdonami, rifaccio Godric, Rennala, Morgoth. Rennala non è un semidio. No, 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 aspetta. Ti sto parlando dei boss, ok? Dei nominati da Franco 30 Lance. Forse è quello il tuo errore, ok. Morgoth. Sì. Godric, sì. Rennala. Sì. Radagon, perdonami. E Rykard. Rykard è un semidio? Sì. Ma non lo conosco, quindi non ho motivo di pensare che sia morto. Che sia un non morto. Godwin è morto prima del tempo. Dio santo, sai. Il fatto è che se adesso io ti dico una cosa, tu esplodi. No, non mi dire niente. Però è tosta. Adesso è tosta. No, Godfrey non può essere, bro. Godfrey è morto in guerra fuori a fanculo. Beh, sì. Non Godfrey, con un grafo Godfrey pugnale. È improbabile. Rykard è blasfemo. Quindi cosa ha fatto? È lui che ha ucciso qualcun altro con un grafo pugnale nero, e questa la blasfemia? Ma chi ha ucciso? Chi cazzo ha ucciso? Ascolta, io non lo so. Io non so se continui. Ha ucciso così. Il padre. Io non ha so ucciso se... Radagon. Io Rykard non so se... uccide Radagon e la blasfemia pazza e gli fa il segno io... e Shabriri gli fa la statua e tutti che cazzo dici? Come ti permetti di dire che l'Elden Lord è morto? E invece aveva ragione. E gli cavano gli occhi. Io non so se riesco a resistere. No. Mi stai veramente portando al limite. Se ti do un indizio, il fatto è che l'indizio ti porterà alla risposta, perché ci ho giocato così tanto intorno che qualunque cosa voglia farti pensare è quella giusta, è ovvio. Però mi sto divertendo, sappiatelo. Io sto impazzendo, anche perché poi tu mi chiederesti: ma scusa, che cazzo vuol dire? Com'è possibile? Ma quindi, e io non potrei darti la soluzione al mistero, perché allora che cazzo stiamo facendo a fare? Esatto, però Ranni è una semidea anche lei, perché lo sono tutti figli di... Beh, aspetta, è Ranni? Boh. Però ha un corpo finto. Perché dovrebbe essere? Perché ha un corpo finto. Perché l'altro è marcio. Vuole guarire. È Anacron perché non vuole essere non morta. Ma Ranni ha congiurato contro Godwin. Esatto. E poi Rykard l'ha ammazzata. Incazzato nero. Il fratello? È la blasfemia, cazzo, minchia. Super. Fratricidio? Divino? Perché no? Ranni? Allora, quanti cazzo di altri semidei mancano? Uno non è nato e è ancora lì da Rennala che fa... prima o poi. E poi abbiamo Radagon e Radan. L'abbiamo conosciuto.
Ranni Rijkaard. Però non c'è nessun altro, non ci sono altri semidei, ma, è... ma allora, mi dica questo, no, maestro, no, okay? Non posso, adesso non posso più. Voglio sapere questa cosa, se me la può dire. Ci sono altri semidei che ho missato? No. No? Li ho detti tutti? Sì. Ok. Uno di questi è lui. Non c'è verso. Di Ranni, mi ricordi per favore il dialogo di Ranni che parla del suo corpo? Perché... lo ricordo, ma sbiadito. Sono passati troppi mesi. Il corpo porta il marchio che prova la sua ruolo, il suo ruolo nel complotto. Ah, vabbè, allora è lei. Il corpo dice questo: dice il mio corpo porta il marchio che prova il mio ruolo nel complotto? Sì. E allora that's it. Ma questo ma non risolve il problema. Che cazzo fa? Ah, ti ammazzo Godwin, fammi vedere però prima se funziona. Sì. Potrebbe essere andata così. Uccidetelo, funziona. O magari una ritorsione? Però lei è non morta, quindi. Perché il grafo pugnale non ti ammazza, ti fa vivere una non morte. È il motivo per il quale lei è vincolata a una bambola. Mm-hmm. E quindi il segreto di Nokron è legato al suo stato attuale, o magari a modo di rimuovere il marchio, la roba che c'è a Nokron. Lei ci dice questo, no? Quando Godwin morì, le sue carni furono piagate da un sacro marchio, ma ne esiste un altro, identico allo squarcio semicircolare del millepiedi, è quello del corpo di Ranni, in teoria. La domanda è perché, allora? Perché? Posso fare la soluzione fantasy? È molto fantasy. Perché muore anche chi ammazza. Ok. Ok, okay, però non è stata Ranni a uccidere Godwin. Sì, sono state le assassine, però... non lo so, magari per fare il grafo pugnale nero... bravo, capito. Devi dare l'anima... Sì, però il fatto è questo. No, non posso. Però allora... Ti metto una pulce nell'orecchio e basta, eh? Sì. Questa te la metto molto da senpai, da maestro. Questa è sottile, però non posso andare oltre. Godwin non ci parla, Ranni sì. Non dico altro, ragazzo, mi spiace. Ok, però Ranni ha una bambola dentro la quale esistere ancora. Okay. Come si chiama? Com'è uno dei nomi di Godwin? Lo ricordo. Principe della morte. Poi, Laureo. Ce ne manca solo uno. Era. Lo so che è difficile. Te lo dico io in caso. Rampollo d'oro. No, quello è un modo di dire. Quello che ti manca. No, vabbè. Non lo ricordo. Ti sto. No, ok. No, no, no. Devi usare tu, eh. Stiamo andando. Però. Va bene. Tanto ci sono comunque cose che non puoi sapere, però ti sto dicendo più o meno il 6000% di quello che mi aspettavo. Allora, i nomi che definiscono Godwin sono Laureo, appunto, il principe della morte, e il Dio senza anima. Dio senza anima lo chiamano? Sì. Dove lo chiamano Dio senza anima? Alla chiesa del pellegrinaggio. Ok. O meglio. E quindi è questo il punto, che diciamo, hanno vincolato l'anima di Ranni dentro una bambola. Non sai chi è il dio senza anima. E allora potrebbe essere che questo sia il tuo stato senza anima. Cioè il grafo pugnale ti priva dell'anima, ma in qualche modo Ranni, come Full Metal Alchemist modo, la vincola una bambola. E quindi può ancora parlare. Vedremo. Ho già detto troppo. Va bene. Però sappi che la storia è complessa. Minchia se sono gasato. È una cosa complessa. Molto figa. Ma quindi Ranni sta cercando il suo corpo? No, qui ti posso correggere. Ok, Ranni ha nascosto il suo corpo. L'ha nascosto. E si è anche offesa quando gli ha chiesto di trovarlo. È vero, hai ragione. Però a Nokron c'è qualcosa di relativo al...
A Nocron c'è qualcosa che ti permetterà che di ottenere un suo tale favore a dirti: guarda, vacci pure a giocare col corpo, fa un po' come cazzo ti pare, però intanto tu mi fai questo favore. Maestro, maestro. Vabbè, non lo dico con fare malizioso. La malizia è negli occhi di chi si immagina le zozzate. Vabbè. Sono creativo, quindi... Vacci pure a giocare col mio corpo. Sì, sì. Vabbè. No, no, ci esplora il mio marchio. E posso entrare nel portale, nel grafo portale? È il finale. Ush. Entro nel grafo portale, maestro. Vai. Ah. Che bella musica. Ti permetto di salire le scale. Sì. Quindi non vado a destra. Vai sopra le scale. E fatti fermare il cuore. Vero madre. Cazzo, sembra la musica di Firelink Shrine. Questo è il tuo finale. Deve essere stata così bella questa città un tempo. Guarda, guarda. Non alzo la telecamera. Allora, tu non vedi. No. Perdonami. Vuoi che ti apra il vasino? No, no, dimmi pure. Se non alzi la telecamera, se non rendi evidente che in realtà la città sia completamente distrutta, se ti godi solamente questo squarcio, non sembra di essere in un Souls. Assolutamente. Guarda, è un bellissimo gioco fantasy e Fable. Leyndell è la cosa meno Souls che tu possa immaginare. Beh, oddio, come ti dicevo, basta alzare la telecamera e vedere che... Sì, ma vedrai che è molto, molto particolare. Però se la tieni abbassata così... Così da vicino l'hai vista soltanto dopo il ponte divino, alla Torre del Ritorno. Con questa musica... Sì. Di rimpianto. In questa città si trova la statua che citavi, Già. È proprio qui. In questo finale voglio darvi un momento di roleplay che è guidato puramente dalle emozioni che in realtà provo in questo piccolo corridoio leyndelliano. È così bello, è così caloroso e così appunto poco Souls che Pav si immagina quanto deve essere stato incredibile vivere ai tempi d'oro, di nome di fatto. Sente un po' le voci di bambini che corrono. Sì. Di una città che sorride perché è graziata, è bagnata nel suo privilegio caldo e soffice. Fuori, privati dalla grazia, soffrono. Gli invidiosi non vedono l'ora che cada, però qui è tutto felice, le foglie sono dorate e l'albero, come una mamma appunto, ci fa la guardia. E Marika è qui. Marika e tutto va è bene. Proprio qui e sta aspettando, si dice, nonostante la sua punizione, un consorte. O una consorte. Già. Il fatto che vedere l'albero madre in questo modo ti fa stringere il cuore, perché è una tale rappresentazione di energia. Come fai tu, popolano, essere umano, entità senziente con dei sentimenti, a non sentirti completamente abbracciato e inferiore a una cosa del genere? Cioè, no, no, assolutamente, è impossibile. Infatti... È una montagna d'oro che un tempo distribuiva salute, longevità e calore. Cioè, dai, non è... Boh, non è l'Ortran questa cosa.
Pav non può che inginocchiarsi. Schifo anche prima, insomma, a parte per gli dei. No, il esatto, clan dei fortunati. No, questa era bellissima. Pav si inginocchia davanti allo stendardo aureo, sognando quel momento nel quale tu sarai felice, accanto a Marika, tu, Joel. Sarai il suo re consorte e io sarò lì, Pav, accanto a voi. La vostra spada fedele, il vostro cavaliere. Pronto a difendere per sempre l'ordine aureo e a fare in modo che nessuno di voi venga mai portato allo stremo. Pav ci riuscirà. Magnifico. Maestro, grazie della live e di questo splendido ritorno su Twitch. Stupendo a dir poco. È stato divertente. Ah, settimana prossima dobbiamo darci da fare. Oh sì. Io ti propongo per il sacro recupero un trittico di live. Sono d'accordo. Sei d'accordo? Yes indeed. Cioè praticamente settimana prossima mi sparo Outer Wilds e quando non faccio Outer Wilds faccio Elden Ring. Esatto. Poi un Outlast la domenica per gradire. Io mi sono già fatto la programmazione e un Binding of Isaac che ormai ci vuole un pochino. Pomeridiano per gradire, per sgranchirti. È sacro. Maestro, grazie mille della splendida serata. Fantastico, grazie a te. Allora, chi vogliamo raidare? Facciamo del raido? Ma raidiamo Jeff Bezos, così fa funzionare Twitch. O il signor... Ma sì, no, poverino. Giulio Vodafoni. Giulio è Giulio Bandai. Sì, no, sarebbe tipo Vincenzo. Vincenzo Vodafoni, bello, esatto. Mi piace. Vincenzone Vodafoni. Allora, chi possiamo raidare? Possiamo raidare... Conosco nessuno delle persone online, perché nessuno è online! Dio Raiden della guerra, che gioca God of War 2. Perfetto. Player Inside, va bene? Io potrò farlo il raid. No, aspetta, io lo devo fare da cellulare. Io lo faccio dalla dashboard. Ah, lo puoi fare dalla dashboard, è vero. Io lo devo fare da cellulare, hai ragione. Okay. Grazie mille, maestro. Buonanotte. A presto. Un abbraccio forte. Ciao. Ciao. Ragazzi, non vi ho letto un secondo. Non so quanto ci siete stati, cosa avete pensato. Non so nulla e la cosa mi spezza il cuore. Ma siete stati meravigliosi. Io ho fatto del mio meglio, nonostante... È molto complicato, molto complesso, trovare la soluzione migliore per il ragazzo qui, perché è delicata, è molto delicata, e io ci tengo che la viva bene. Elden Ring è proprio complesso da condividere. Il New Game Plus sarà molto meglio di questo, se non per momenti speciali, come quando... connetterà. Alla prossima.